poter respirare nel, nel, in futuro eh, e quindi rientrare nel debito, ma ripeto, delle, durante gli anni è cambiato quello che è il riferimento normativo in ragione del, del bilancio di cassa piuttosto del bilancio di competenza, quindi noi abbiamo eh, dei riferimenti sul disavanzo che sono conseguenti a questo, ma è un, è un dato puramente tecnico che eh, ripeto, non, 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 non ci deve... Distogliere da quello che è l'oggetto all'ordine all del giorno. Noi, dai da dati che ci sono stati forniti dal faldone eh, relativo al rendiconto, non possiamo che riscontrare un, eh, un fatto, cioè che anche nel corso del 2018 ci si è limitati all'ordinaria amministrazione, non si sta eh, predisponendo nulla per il futuro a livello di eh, programmazione, a livello di interventi che dovranno essere fatti, predisposizione per il lavoro che dovrà essere fatto nel futuro, partecipazione a bandi, ricerca di fondi, ricerca di finanziamenti, eh, bandi europei e quant'altro. Quindi queste sono una, una serie di elementi negativi che non possono che influire negativamente poi su quella che è il su quello che è la, la situazione complessiva in cui, eh, cioè, la, che, che vive la nostra, la nostra città eh, eh, città che è evidentemente in una, ancora oggi in una parabola discendente eh, sotto vari aspetti sotto l'aspetto demografico sotto l'aspetto economico e quindi conseguentemente anche sotto l'aspetto sociologico sono dati che eh, non possono che destare preoccupazioni eh, le attività produttive continuano a lamentare tutta una serie di carenze da parte dell'amministrazione, scarsa attenzione nei confronti di problematiche che sono state trovate e eh, eh, che se continuano così le cose, così nello stesso modo verranno lasciate dopo il vostro passaggio e eh, quindi io non sarei eh, tanto entusiasta di questi, di questi dati che sono stati esposti ed espressi correttamente e coerentemente per quella che è l'azione politica della maggioranza della Giunta da parte del, dell'assessore al bilancio. Quindi conseguentemente lui espone quelle che sono state le iniziative, espone quelli che sono i dati di carattere economico, però non dobbiamo dimenticare che oltre a quella che è la vostra visione, che è un punto di vista, c'è cioè, eh, non quella che eh, pretendo di eh, esporre io che sia la realtà, però è il mio punto di vista. Cioè, eh, penso più che legittimo. Eh, non ritengo che ripeto, la vostra attività eh, stia riuscendo a, a incidere particolarmente su quelle che sono le problematiche della, della città. Si sta iniziando solo adesso, forse, probabilmente, finalmente a tessere dei rapporti con una parte della, della popolazione delle attività produttive, mi riferisco a quelle dedicate alle, alla, alla ricezione, al turismo e comunque a alcune attività ricreative. La ristorazione e quant'altro, quindi quello potrebbe essere un dato positivo. Eh, con alcuni interventi, eh, speriamo che eh, si ritrovi un rapporto di collaborazione piena con la Pro Da poco ho partecipato ad un incontro, penso e spero proficuo, che dia poi seguito eh, con, con l'assessore al turismo. E quindi sono state tutta una serie di, di valutazioni fatte, eh, che si spera che portino poi a dei, a dei risultati. Ma a livello di collaborazione. Eh, perché eh, dove non si riesce ad arrivare con i propri mezzi, evidentemente bisogna sfruttare e utilizzare anche altri mezzi, tra cui ritengo la Proloco perché ha proprie risorse e potrebbe contribuire quella come altre associazioni, come altre iniziative, come tutto quello che arriva, arriva dai privati. Quindi ripeto, il, in sé per sé il documento eh, non, non presenta eh, criticità di carattere tecnico quanto Tutta una serie di deficienze di carattere politico, cioè è deficitario dal punto di vista dell'indicazione di quello che sarà, e non è edificante dal punto di vista di quello che è proprio l'atto del rendiconto, quello che è stato, perché evidenzia la differenza rispetto a quello che è stato dichiarato durante le, la. Il, il bilancio di previsione 2018 e sono evidenti le differenze con quello che poi è stato fatto e che si vede nei numeri con il rendiconto, quindi è, è, è palese anche, anche questa, questa discrepanza ed è l'atto più importante questo, infatti, che evidenzia quello che non è stato fatto rispetto a quello che, ci si, che, che si intendeva fare è, ed è un altro, è un altro aspetto che, eh, che, deve, che deve essere tenuto in considerazione. Altri aspetti che devono essere tenuti in considerazione sono gli indici che vengono riportati nella, eh, relazione, eh, nella nota integrativa, eh, nella relazione della, sulla, sulla gestione nota integrativa, che eh, sono eloquenti anche dal punto di vista dell'indice dell di pressione finanziaria, che eh, evidenziano il fatto che la pressione finanziaria dal 2016 al 2018 è aumentata da 998 euro a 1063 euro, quindi c'è un, un aggravio di, di costi per, per la popolazione, e, e, anche se l'altro dato è una leggerissima riduzione dal punto di vista del prelievo tributario pro capite. Quindi e, i due dati sono, sono, sono in contrasto, ma la, la forbice, e, e, guardando i singoli dati, è certamente anch'essa negativa. E, e, Così come notiamo l'indice di intervento erariale pro capite, cioè stiamo sempre lamentando il fatto che lo, Stato non, eh, che lo Stato continui a influire negativamente sulle casse dei nostri concittadini, quindi sulle casse comunali, però l'evidenza è un'altra, cioè dal 2016 al 2018 il dato dell'intervento erariale pro capite passa da 532 euro a 598 euro, quindi il dato singolo, perlomeno il, il freddo, eh, la fredda valutazione del, del dato numerico eh, è questa, così come tutta una serie di eh, ulteriori aspetti che vengono riportati negli indici sulla gestione, eh, eh, quindi che non, non possono che eh, evidenziare eh, la negatività di questo, di questo rendiconto, ma non ripeto dal punto di vista prettamente tecnico, quanto dal, dallo scostamento che c'è rispetto a quello che era stato dichiarato a livello programmatico con il bilancio di previsione e quello che invece è rispetto ai dati, cioè una assoluta discrepanza e lontananza tra quello che è stato indicato e quello che effettivamente è eh, alla luce dei conti. Grazie, grazie consigliere Stivaletta. Ci sono altri interventi per dibattito? Prego Assessore Manca. Grazie Presidente. Mi dispiace ma non concordo per niente su quello appena riportato dal Consigliere Sivaretta. Partiamo dal discorso del disavanzo tecnico. Se voi andate a pagina 7 della delibera di giunta si dice chiaramente che disavanzo tecnico da ripianare per il 2016 disavanzo da il 2016, 2 milioni 0,92 va a sommarsi 13 milioni 158 di cui abbiamo parlato quindi quelli sono ulteriori rispetto a quanto già indicato, quindi facciamo sempre attenzione quando parliamo eh, quando diamo dei dati e quando diamo delle indicazioni di tipo tecnica perché alla fine bisogna anche motivarli quindi è evidente nella delibera che il divanzo tecnico era solo di 2 milioni e ripeto, che vanno a sommarsi i 13 milioni 158 che, era, che sono stati approvati dalla, dalla precedente amministrazione. Il discorso degli indici, gli indici di pressione di cui parlava il consigliere Stivaletta, l'indice di intervento radiale pro capite con lo Stato che darebbe più fondi. Rispetto a quanto eh, noi stiamo eh, affermando, l'indice cresce perché diminuisce la popolazione, quindi è evidente che eh, c'è un incremento di questo indice a parità di trasferimenti dati allo Stato: diminuisce la popolazione e cresce l'indice. Per quanto riguarda l'altro indice che lei ha dato, l'indice di pressione finanziaria, se lei nota, si parla di titolo primo e titolo secondo. Titolo primo vuol dire l'imposizione tributaria, titolo secondo i trasferimenti che arrivano dallo Stato. Quindi comunque non è un indice da tenere in considerazione per fare un riferimento sulla tassazione pro capite. Invece è da tenere in riferimento quello successivo, e cioè il prelievo tributario pro capita, che è passato dai 466,46 del 2016 ai 454,16 del 2018. È evidente questo che, nonostante si dica che noi aumentiamo le tasse, facciamo pagare più soldi ai, ai, ai contribuenti, e nonostante la popolazione diminuisce, diminuisce anche questo indice e quindi di conseguenza la pressione tributaria è inferiore. Le dico anche che rispetto. Ho fatto una verifica anche degli anni precedenti. Nel 2016 l'indice di prelievo annuale pro capite era di 466,46, nel 2015 era di 513,56, nel 2014 463,96, tutti superiori rispetto all'indice attuale. Quindi anche rispetto agli anni passati l'indice di prelievo pro capite è diminuito rispetto al passato. Per quanto riguarda la questione dei bandi europei, si continua a dire che manca programmazione perché non andiamo a prendere i bandi europei. Non è verità perché comunque i finanziamenti attraverso la RAS, che sono comunque bandi europei, sono stati presi. L'abbiamo presi per il Tribunale, per l'efficientamento energetico. Quello che tengo a sottolineare è che ho detto varie volte è che quando si va a chiedere un finanziamento e un bando europeo, non sempre questo bando è a costo zero per il Comune. Mi spiego meglio. Tutti i bandi europei prevedono un cofinanziamento. Quando il Comune mette un cofinanziamento vuol dire o che i soldi ce li ha di suo o che deve andare a prendere un mutuo per... Poter fare quel per, poter fare, per poter prendere quel bando e per poter eh, ottenere quel finanziamento. Siccome siamo in una situazione tale che prendere ulteriori mutui non ci è possibile, è evidente che dobbiamo capire, esaminare e verificare nel dettaglio quelle che sono i bandi europei a cui possiamo accedere, perché le nostre, la nostra situazione finanziaria non ci consente di andare a prendere tutto quanto. Quindi, una volta per tutte, e per farvi capire qual è, che è la, dif la difficoltà nell'accedere anche a questo tipo di finanziamenti, lo spot non prendete bandi europei deve essere considerata nel dettaglio, nella parte contabile e nella parte relativamente all'indebitamento. Con la situazione attuale, la nostra, eh, anche i dirigenti hanno detto chiaramente che non daranno parere eh, favorevole alla eh, richiesta e l'ottenimento di mutui che ulteriormente vadano a eh, indebitare e appesantire le casse comunali. Se poi il Consiglio vuole prendersi la responsabilità di prendere un mutuo nonostante il parere negativo dei dirigenti, Parliamone, però questa è una scelta che deve essere fatta dall'intero Consiglio. Quindi, tornando a quello che dicevo sulla, sul discorso anche politico, le 17 variazioni che sono state fatte dimostrano che nel momento in cui ci si accorge che l'accertamento delle entrate migliora, le variazioni portano a mettere più fondi per le spese. Ci sono 17 variazioni appositamente per quello, perché non facciamo il passo più lungo della gamma se, sulla base di ciò che entra, mettiamo a correre i fondi per fare delle spese. Quindi l'indicazione che abbiamo fatto 17 variazioni, per me, non è un indice negativo, è un indice che eh, dimostra che siamo Un'amministrazione realista che va a fare la spesa solo quando ci sono le entrate, che non va ad appesantire i bilanci, che non mette sulle spalle delle amministrazioni future pesi che non possono essere sopportati. Quindi io continuo a dire che il rendiconto non è solo positivo dal punto di vista tecnico. Il rendiconto è positivo anche da un punto di vista politico perché abbiamo fatto tutte le cose che ci eravamo messi in testa di fare, alcune cose non sono state fatte ma sono cose che non hanno appesantito più di tanto i servizi che sono stati erogati, si poteva fare di più, questo non lo so, sulla base di quelle che sono le casse comunali, tutto ciò che era possibile fare lo abbiamo fatto. Grazie. Grazie Assessore Manca. Per dichiarazione di voto? Nessuno? Allora do la parola al Segretario per la votazione. Prego, Consigliere Morittu. Sì, grazie. Chiedo scusa allo Sovrano. Vuoi intervenire tu? No. Perché siamo già in dichiarazione di voto. Eh. Va bene, noi come gruppo del Partito Democratico eh, abbiamo ascoltato la, la relazione del, dell'assessore, una relazione che riprende diciamo così, la, la parte tecnica del, del tema che sicuramente eh, quando si parla di bilancio c'è ed è molto presente, ha ripreso in gran parte quella che è la relazione eh, del il parere dei, dei revisori che è, è è un parere positivo costruito sui, sui numeri, di, sui numeri eh, di bilancio. Ma in realtà, dietro i numeri di bilancio c'è tutta una questione politica che, come evidenziava bene prima il consigliere Stivaletta, in realtà nasconde quella che è la debolezza della della politica di questa amministrazione. Eh, tutto ciò che eh, è stato rappresentato dai numeri è conseguenza delle scelte che politicamente sono state fatte in questi anni che hanno visto, l'abbiamo ribadito più volte, una riduzione di, di servizi eh, rivolti ai cittadini e una piccola politica di, di prospettiva per la realtà. Uh, non di meno noi non nascondiamo mai nei nostri interventi che è il, quello che è lo Stato in cui versa il nostro territorio e la nostra città, quello che è, è conseguenza è conseguente del dimensionamento demografico, quindi il ridimensionamento demografico, o la diminuzione continua di, di cittadini come c'è stata uh, rappresentata anche nel, nel corso della, 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 diciamo della, uh, della fase di bilancio dell'assessore. Però questo non ci può esimere dal fatto che il giudizio su questa um, amministrazione, sulla vostra amministrazione è comunque per noi molto, molto negativo e sinceramente eh, ogni qualvolta uh, ci sono sono dei punti così importanti e come questo a noi eh, preme anche significare come ci sia un'assenza della rappresentazione politica uh, da parte dell'amministrazione. Dell L'assessore al bilancio compie egregiamente il, il suo ruolo per quello che, che è, indipendentemente dal giudizio uh, politico che noi diamo, ma noi ci aspettiamo sempre una parte di relazione politica che non, uh, non riceviamo mai. Questo Oh, non riusciamo a, a, a capirlo e conseguentemente noi siamo costretti a rappresentarlo anche eh, all'esterno. Poi sui tecnicismi postiamo, possiamo oh, rimanere anche, anche ore e giustamente voi ritenete questo argomento di, di discussione, però dopo tre anni continuare a trincerarci dietro i... I vari indici, i vari numeri di bilancio, le questioni tecniche che eh, logicamente competono. A coloro che fanno parte della commissione bilancio e a noi quando decidiamo di alzare o meno la mano o, con eh, la predisposizione di questi documenti, eh, poco hanno a che fare con la realtà vera che vivono i nostri cittadini e la risposta che voi avete dato concretamente con le politiche messe, messe, messe in, in opera, in essere questi, in questi anni è veramente eh, molto, molto limitante, limitata e eh, eh, rende la pochezza dell'azione amministrativa. A, a Assessore, il bilancio si costruisce con le, con le variazioni, ne fate tante, non so quante ne facevamo noi precedentemente, mi rendo conto che ci sia difficoltà o comunque anche prudenza come è stato detto, però tutto ciò deve essere inserito in una visione di, di insieme di prospettiva che noi continuiamo a a non vedere. Intravediamo, come diceva il consigliere Stivaletta, anche alcuni elementi positivi che nascono anche su sollecitazione da parte dell'opposizione e degli stessi consiglieri di maggioranza, alcune questioni che voi avete posto trovano in noi elementi di, di discussione e di analisi, però noi riteniamo che non sia ancora soddisfacente e non sia per niente soddisfacente quanto da voi viene messo in presenza pratica in, in questi anni. Anche l'organismo di revisione, se mi passate poi una battuta, cita pagina, a pagina 5, eh, indica pagina 5, non, non ha rilevato gravi irregolarità o gravi anomalie. Eh, da un punto di vista politico si potrebbe dire che qualche, eh, qualche irregolarità e qualche anomalia dal punto di vista della realizzazione pratica del vostro eh, mandato politico ci sia. Mi passi la battuta, logicamente è una formula di rito che gli organi di revisione utilizzano, però la critica politica rimane ferma ed evidente. Prendiamo atto che, da un punto di vista squisitamente ragionieristico, il bilancio sia a posto. Quindi il nostro voto è contrario. Grazie. Si potrebbe chiudere un attimino di più la tenda, grazie. Abbiate pazienza, no? Chiudila, mi arriva proprio in faccia, non vedo niente. Grazie. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Prego, consigliere Sivaletta. Sì, grazie Presidente. Evidentemente il, la mia dichiarazione di voto non può che essere conseguente a quella che è la valutazione di carattere politica che ho precedentemente esposto. Tra i vari indici mi sono dimenticato di, dire quello più di riportare quello più importante probabilmente, cioè eh, quello proprio riferito a, alle spese in conto capitale pro capite cioè le spese in conto capitale pro capite sono passate da 217 euro a 147 euro cioè c'è un crollo degli investimenti in pratica quindi non possiamo che eh, anche sulla base di questo dato confermare quelle che sono le, le paure e i timori eh, che sono stati esposti perché eh, non investire significa non creare le condizioni per una, uno sviluppo, una crescita futura eh, eh, non eh, ribadisco, non partecipare o, o predisporre adeguatamente quella che potrebbe essere la eh... La futura giudicazione dei bandi, non impostare quindi lavori per il futuro significa eh, non porre le condizioni anche dopo il vostro passaggio per lavorare in modo proficuo. Quindi questo è un ulteriore elemento perché voi appena siete arrivati probabilmente qualcosa eh, c'era già eh, pronto, noi speriamo che eh, qualcosa venga lasciato successivamente perché non è possibile che il 5 di eh, luglio si è insediata la giunta e il 25 di luglio eh, si fosse tutto abbiate preparato in 20 giorni quello che è il bando montori quindi lì, anche lì sono, eh, ci sono noi ci auguriamo che, ma per il bene della città, quindi ah, sicuramente avrete fatto un gran lavoro però ci auguriamo per il bene della città che anche in futuro una predisposizione per quanto riguarda determinati tipi di lavori possa essere, possa essere lasciata e non voglio in alcun modo, questo sia chiaro, difendere l'amministrazione precedente, perché io sono stato un aspro contestatore dell'amministrazione precedente e questo lo voglio ribadire. Io, tengo, io guardo solo i dati e tengo unicamente a quello che è il bene della, della comunità e della città. Quindi solo questo voglio dire e questi sono. sono eh, lo dico sulla base di eh, penso di dati. Che risulta tra l'altro certificato eh, ed individuato nella spesa eh, in conto capitale pro capita, cioè negli investimenti pro capita, che ripeto sono scesi da 217 a 147 euro. Poi, per quanto riguarda i fondi necessari eh, da bilancio, per quanto riguarda la partecipazione ai bandi europei, vedremo nel successivo punto dell'ordine del giorno che ci sono delle, degli aspetti legati al, ai mutui eh, che abbiamo. Di cui abbiamo parlato in commissione e vorremmo poi anche qui eh, un chiarimento da parte dell'assessore, ma si tratta del prossimo punto dell'ordine del giorno e non approfondirò. E, eh, poi È curioso eh, sentire che i dirigenti hanno espresso parere negativo, eh, un, un pre-parere negativo rispetto a quello che sarà eh, la contrazione di eventuali mutui, perché io non ho. Non ho notizie di questo e quindi eh, io non posso sapere se non vedo un documento eh, o non vedo quello che può essere l'esigenza di eh, investire o partecipare a mutui che un dirigente mi dica assolutamente esprimerò parere negativo nel caso in cui doveste eh, farmi una richiesta per contrarre mutui. Quindi qui eh, è un, uh, un dato che non abbiamo, quindi ci riporta lì, ci possiamo, ci possiamo fidare, ma noi le chiediamo eventualmente in terza commissione di presentarci il documento ufficiale da cui risulta un preparere tecnico. Eh, il eh, che, che Come? Eh beh, eh, si tratta di un preparere tecnico, non è un parere perché, no, però, pre, Presidente. Continuiamo. Scusate, continuiamo, prego. Quindi, no, dopo non può rispondere, però. Eh, Ah beh, allora l'ordine del giorno lo dice. Scusate, deciso continuiamo per cortesia. Eh, quindi io sto semplicemente, non sto facendo niente di che, sto semplicemente rimandando alla, alla Commissione quello che è il, il confronto e il dialogo su questo per capire appunto questo aspetto perché quando eh, da documenti di bilancio risulta che potremmo teoricamente contrarre mutui, eh, però c'è un'indicazione un negativa. Quindi il dirigente che continua a fare anche la parte politica è un qualcosa che è un po' antipatico, non c'è bisogno di ridere. Eh, non, è, è, è alquanto fastidioso. Le stiamo anche dicendo che ha fatto il suo, che tecnicamente ha fatto il suo, eh, continua a fare il suo e si limita a fare quello. Comunque, eh, da, poi un altro, un altro aspetto di carattere, di carattere politico è, e lo ribadisco, il fatto che, eh, poi spero che probabilmente. Ci sarà dichiarazione del voto a sostegno di questo, di questo documento, però in discussione non ci sia stato, anche questa volta, così come per quanto riguarda il bilancio di previsione 2019, non c'è stato un in solo intervento da parte dei consiglieri di maggioranza a sostegno dal punto di vista... Non dico tanto tecnico, perché comunque dal punto di vista tecnico abbiamo detto che c'è poco da, da discutere, quanto dal punto di vista politico di sostegno a un atto fondamentale come quello del rendiconto. Quindi anche questo penso che sia, che sia eloquente, cioè non c'è stato un solo intervento da, dei, della maggioranza a sostegno di questo documento. Quindi questo è un ulteriore dato politico da tenere in considerazione, cioè non c'è stato un sostegno. Grazie. Comunque ovviamente come ho detto eh, all'esordio di, di questo secondo intervento voterò negativamente. Grazie consigliere Stivaletta. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto. Prego consigliere Spano. Più che altro è per far conoscere la mia voce perché qualcuno ancora non la conosce. Naturalmente il nostro gruppo voterà contro ma non perché. Abbiamo lavorato tanto su questa, su questa tematica, perché ci siamo, io ci sono un paio di giorni, sicché non posso dare un giudizio. Sono intervenuto solamente per dire che quando sento parlare che investimenti quasi zero, mi viene in dubbio pensare che prima avevamo una miniera di carbone, oggi abbiamo una miniera d'oro, che è della fabbrica del cinema, l'archivio storico locale, in questo periodo qua sto diciamo, frequentando tantissime come gli altri anni e vedo un abbandono totale della grande miniera. Vi faccio un esempio. L'altro giorno sono venuti dei turisti a carbonia che conoscevo che sono venuti altri anni, e volevano andare a, a portare dei fiori a quella, alla stella che c'è di fronte alla, al centro intermodale. Beh, non siamo potuti entrare perché è pieno di, di, di sterpaglie. Volevamo andare in un momento di pioggia, se, non so se avete notato, 14 febbraio 1938, i morti di Tarantapeniglia di, della provincia di Chieti, sono andato in giornate di pioggia dentro la miniera e pioveva. Sono andato dentro l'archivio storico e pioveva. Ho detto ma qua quando è che si investe su questa miniera d'oro? Se non si investe, ecco perché noi diciamo, non vogliamo entrare in merito a questa tematica qua molto importante dell'approvazione della, della, dell dello schema di rendiconto della gestione di dell esercizio 2018. Vabbè. E per questo il nostro, gruppo, il nostro gruppo non voterà contro. Grazie. Grazie consigliere Spano. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Prego, consigliere Zonda. Buonasera a tutti. E... Allora, il discorso è questo, ed è anche molto semplice. Ci sono degli atti che sono prettamente politici, degli atti prettamente tecnici, e poi ci sono degli atti che sono, come dire, un mix di queste due componenti. Questo è un atto prettamente tecnico. Nel momento in cui si fanno dei calcoli e addirittura qualcuno riesce a far tornare i conti, non c'è volontà da questa parte di doverla mettere sempre e costantemente in cacciara. Quindi se il gruppo di maggioranza ritiene di livellare i propri interventi e limitarsi ad approvare semplicemente un atto, ci risulta che abbiamo facoltà di farla questa cosa qua, senza che ogni volta costantemente ci venga puntato il dito, da un punto di vista politico chiaramente. Su alcuni aspetti vorrei eh, fare due precisazioni e mi riferisco a un'osservazione che ha fatto il consigliere Stivaretta. C'è da chiedersi principalmente perché il progetto Montuori è rimasto come dire, blindato in un cassetto e questa giunta col gruppo di maggioranza è riuscito a riesumarlo in soli 20 giorni dall'insediamento il dato negativo è, è, è perché è rimasto sepolto e, se, la, e, se, la, e se, se il gruppo di maggioranza con la giunta è riuscito a riesumarlo in soli 20 giorni convocando due consigli straordinari ad agosto del 2016, probabilmente questo qui meriterebbe non un puntare delle medaglie, però un minimo di apprezzamento. Mi dispiace che il consigliere Espanu sia uscito in questo momento, ma io che pratico la corsa e passo dentro la grande miniera tre volte alla settimana, mi risulta che la grande miniera sia costantemente tenuta in ordine, che non ci siano sterpaglie, che i lavoratori socialmente utili siano costantemente presenti all'interno. E hanno fatto veramente un gran lavoro di pulizia che, con, che, che tengono costantemente operativo. Per cui, veramente mi chiedo se da quella parte si vedono delle cose e da quest'altra parte se ne vedono delle altre. Perché di fronte all'evidenza è abbastanza difficile calare eh, il sipario. Detto questo, e senza volerla buttare minimamente in cacciara, il gruppo di maggioranza sosterrà l'atto in oggetto votando positivamente. Grazie. Grazie consigliere Zonza. Per la precisazione nel merito. Eh, consigliere del... Piano, per dichiarazione di voto. Per sì, la dichiarazione intervenire? di voto, la, dichiar... la nostra è una dichiarazione di voto negativa, ovviamente. Ma eh, intendo precisare, visto che è stato citato il bando eh, Montuori, eh, che questa giunta ha fatto e l'altra non ha fatto. Vorrei ricordare che il bando Montuori è del luglio del 2016 e quindi la precedente giunta non poteva di certo esplicare quel bando se non attendere le nuove elezioni questa è per la precisazione in modo tale che si sappia che non vi è stata negligenza da parte dei precedenti vi è stato solo un eh, eh, non c'è, il bando è del luglio e eh, quindi era successivo e su questo e su questo, Scusate, questo questa, concludiamo. È, questa è la verità dei fatti, poi se si vuole, se si vuole rivedere per intero tutto l'iter del bando Montuori possiamo vederlo perché qui c'è da fare un monumento a un funzionario che l'ha voluto e ci ha creduto e l'ha portato avanti e poi c'è sempre da dire che mentre si potevano chiedere 16 milioni di euro ne abbiamo forse per un'esigenza di tempo presentato un progetto ridotto a 8 milioni quindi si sono persi 8 milioni il nostro voto è negativo si sì, sì eh, beh, lo rivedi bene concludere eh, il nostro Facciamo voto è negativo per quanto detto anche da parte del collega Morittu, in quanto non vi è una scelta politica in un bilancio che è rimasto tecnico, così come si diceva 40 anni fa. Erano sempre bilanci tecnici e non si entrava nel merito per alcuni aspetti, ma, ma sempre vi era una posizione e una esposizione politica che poteva permettere di dare un giudizio di prospettive almeno in tal senso. In questa circostanza, ancora una volta, non vi è un minimo o oh, eh, scelta di carattere strategico che guarda in avanti e quindi di conseguenza anche il bilancio è un bilancio che non ci vede per nulla consenzienti e il nostro è un no. Grazie consigliere Piano. Do la parola al segretario per la votazione. Deve intervenire? Aspetti un attimo, prego consigliera Garau. Buonasera a tutti. Allora, sarò veramente molto breve nel motivare la mia astensione a questa. Eh, a questa approvazione di questo, di questo atto. Allora, eh, credo che la chiave di lettura sia, eh, così come è stato già detto, nel, nella voce relativa agli investimenti, 215 mila Euro. Mi sembrano veramente ben pochi per un bilancio che si chiude in pareggio per 45 milioni di Euro. Il, eh, vorrei fare un rilievo in merito a una considerazione fatta dal consigliere Zonza. Lei ha detto che si tratta di un atto tecnico, è un atto tecnico che sottende... Te, dal mio punto di vista delle scelte politiche. Scelte politiche che questa Amministrazione, come ho già detto, ehm, sia eh, l'anno scorso quando ho votato negativamente all'approvazione del bilancio, sia quest'anno relativamente all'approvazione del bilancio 2019-2021, eh, sicuramente risulta essere deficitario rispetto a quel coraggio che comunque si deve avere. È evidente, mh, non dico che vorrei sfidare, però mi pare assolutamente molto strano che ci possano essere dei dirigenti che diano formalmente un parere negativo ehm, alla partecipazione di bandi che possano poi consentire a questa amministrazione di accedere a finanziamenti. E, e, quindi con spendita di denari da parte di questa amministrazione. Vorrei vederlo questo parere negativo formale. Comunque, come ha detto lei, il Consiglio potrebbe con coraggio fare anche delle scelte in funzione chiaramente di. Ehm, di mutui o comunque di partecipazione a bandi che consentirebbero di accedere a finanziamenti che possono essere un'attrattiva per investimenti futuri perché è evidente che si possono fare anche delle, delle, delle spese ma in funzione di qualcosa che poi entrerà cioè non ci possiamo appiattire ad un ordine di amministrazione perché altrimenti finiremo sempre per eh, giocarci quei pochi denari che abbiamo in funzione esempio, di trasferimenti statali e regionali ma la eh, il valore aggiunto di una qualunque buona amministrazione sta proprio in questo, nel trovare quei denari necessari per ripianare quegli stessi eh, quei mutui per esempio a cui poter accedere, a cui questa amministrazione dovrebbe accedere. Sta a voi eh, fare questo tipo di scelta, questo tipo di ricerca, questo tipo di analisi, di approfondimento. Eh, richiede capacità, richiede sicuramente impegno, richiede competenze. Probabilmente ciò che manca, come ho già avuto modo di dire, è proprio questo. Eh, le competenze, quelle competenze che vanno al di là eh, di una disquisizione puramente tecnica, di numeri che vi consentono di pareggiare questo bilancio. Io sono perfettamente d'accordo su quello che si dice. Certo, c'era un disavanzo molto importante, 13 milioni di euro, è stato abbattuto quasi del 50%, forse di più. Per cui permane un disavanzo di 5 milioni che sicuramente pesa in maniera molto forte, molto notevole, ma ci consentirà probabilmente di ragionare in maniera molto più lucida nel prossimo futuro. Però è anche vero che se poi noi andiamo a vedere quello che è stato rispetto alla previsione, quello che è stato poi lo stesso bilancio, non c'è niente di nuovo, veramente ci riduciamo a eh, interloquire o ragionare su aspetti che dal mio punto di vista continuano a essere marginali per una città che vuole ergersi così ad avere un ruolo di... Eh, città capofila di quest'area purtroppo di crisi complessa. La crisi non la risolviamo in questo modo, bisogna avere un minimo di coraggio fare delle scelte che potrebbero portare a questa città sicuramente introiti maggiori, in previsione e con lungimiranza è evidente. Eh, quindi la stensione è semplicemente legata a questo, vi riconosco le difficoltà di ragionare su eh, numeri che sono risicati, vi riconosco un certo tipo di eh, oculatezza che dal mio punto di vista eh, deve essere sempre premiata, perché non possiamo caricare di oneri eh, le generazioni future, le amministrazioni future. È anche vero che bisogna fare quel salto che ci possa consentire veramente di investire in qualcosa di più, di nuovo e di meglio per questa città. Eh, tutto questo non lo vedo veramente, come dicevo all'inizio, la chiave di lettura è questo dato: 215 mila euro di investimenti non sono veramente nulla a fronte di un bilancio che va in pareggio per 45 eh, milioni. Quindi non posso andare oltre che l'astensione. Eh, Grazie consigliera Garau, do la parola al segretario per la votazione. Un po' di silenzio vi chiedo. Masida, Kosu, sì. sì. Serafini, sì. Cera, Pinna, sì. Ma... Pina, cioè... no. No, Marras, sì. Ukedu, sì. Piras, sì. Rosas, sì. Santoru, sì. Loi, sì. Zonza. Craig, sì. Lebiu, sì. Careddu, Casti, no. Moritu, no. Fantinel, Fraternale, no. Piano, no. Usai Massimo, no. Spanu, no. Soddu, no. Stivaletta, no. Garau. 14 sì. La votazione ha ottenuto il seguente risultato: 14 sì, 8 no, 1 astenuto. Il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione. Do la parola al Segretario per l'immediata esecutività della proposta di deliberazione. Un po' di silenzio per cortesia: Masida, Cossu, Serafini, Cera, Pinna, Marras, Uchedu, Piras, Rosas. Santoru, Loi, Zonza, Craig, Lebiu, Careddu, Casti, Moritu, Fantinel, Praternale, Piano, Usai Massimo, Spanu, Soddu, Stivaletta, Garao. La votazione ha ottenuto il seguente risultato: 14 sì, 8 no e 1 astenuto. Il Consiglio Comunale dà immediata esecutività alla proposta di deliberazione. Passiamo al punto numero 2. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e applicazione avanza di amministrazione. Espone l'assessore Manca. Grazie, Presidente. Abbiamo prima visto. La situazione è migliorata rispetto al disavanzo precedente. Vediamo oggi vediamo adesso l'applicazione di quelli che sono i fondi che nel bilancio sono, sono accantonati e li mettiamo a correre per un totale circa di 7 milioni e mezzo, 7 milioni e mezzo che sono dati da. 3.759.651,33 che è l'atto che andiamo ad esaminare, a cui si vanno ad aggiungere 2.931.932,62 che è l'atto con il quale il dirigente del servizio finanziario ha applicato l'avanzo del 2018. Quindi mettiamo a disposizione degli uffici circa 7 milioni e mezzo per fare una serie di interventi. Interventi che vanno dal finanziamento delle spese per l'attività socio-sanitaria di riabilitazione globale, interventi per la ristrutturazione dell'asilo nido, interventi per il completamento del palasport, ci sono i contributi erogati attraverso, attraverso i trasferimenti che ci vengono fatti dalla RAS per i canoni di locazione. Il, la, i contributi per le persone che hanno handicap grave, tutta una serie di interventi che riguarda anche, riguardano anche eh, l'ex Tribunale per l'attività di efficientamento energetico e, e tutta un'altra serie di spese che permetteranno un miglioramento dell'economia cittadina. Si è parlato di capacità che non avremo perché non riusciamo a mettere a correre dei finanziamenti per investimento. Quest att questi atti dimostrano il contrario, dimostrano il contrario, ma non solo questo, dimostrano anche che non abbiamo nessuna intenzione di far pagare alle amministrazioni future e caricare le amministrazioni future di debiti per questioni che riguardano l'attuale periodo. Le capacità sono quelle che si dovrebbero avere per leggere un bilancio, perché non posso sentire che abbiamo messo a correre 215.000 euro quando il Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale vede 16.270.000 nel rendiconto. Quindi Prima di poter dire e affermare determinate cose è necessario capire ciò di cui si sta parlando, perché veramente è offensivo sentire determinate affermazioni da parte di persone che in questo Consiglio ci sono da vari anni, non come noi che ci sono solo da due anni. Quindi prima di poter affermare determinate cose è meglio leggere bene quelli che sono gli atti, cercare di comprenderli e metterli in pratica in una fase successiva. E poi, so, no, lo sto dicendo a, a tutti, lo sto dicendo, perché veramente alla fine ci si, si danna l'anima per arrivare a determinati risultati, dopodiché si arriva qua dentro, si sentono sempre le solite litanie, sempre le solite questioni che vengono riportate, non spiegate in modo corretto. Grazie. Grazie Assessore Manca, dichiaro aperto il dibattito. Ci sono interventi da parte dei consiglieri in fase di dibattito? Nessuno? Prego, consigliere Casti. Non sono intervenuto al conto consuntivo e non, ho, non era mia intenzione intervenire nemmeno su questa variazione di bilancio e. Applicazione, avanzo dell'amministrazione. Ma eh, sentire per l'ennesima volta le parole dell'assessore Manca, e ritorniamo indietro: di tre anni, quando vi avevo detto che avrei, vi avrebbe portato a sbattere praticamente con una politica dissennata, senza nessuna prospettiva. Quello sta succedendo. È sotto gli occhi di tutti: è una città completamente allo sbando, senza investimenti. Con chiusure continue dei servizi. Ma questo non lo dico io. Eh. Lo, dicono, lo, dica, lo dice colui che in fin dei conti sta facendo il sindaco di Carbonia, il dirigente del servizio finanziario. Premetto che nessuno dirigente può dare parere negativo se la giunta e eh, il consiglio vogliono assumere un mutuo, è una scelta politica, è le possibilità di indebitamento, Sindaco, anche se continua a dire no, poi un giorno vorrei sapere cosa pensa lei del bilancio, perché in tre anni non l'ho mai sentita e non so nemmeno cosa pensa, dovrebbe essere lei a prendere posizione sul bilancio, essendo stata lei eletta, essendo lei il sindaco di Carbonia, l'assessore Manca mi faccia finire, non mi interrompa, grazie, la ringrazio. Essendo l'assessore Manca un semplice collaboratore del sindaco che è stato delegato a occuparsi di alcune questioni, ma non è stato eletto dai cittadini di Carbonia, basta leggere la relazione sulla gestione e nota integrativa. Che invito tutti i consiglieri a leggere. Qualsiasi dato voi vogliate prendere come il dato per esempio sugli investimenti, qua si continua a raccontare che ci sono investimenti, basta girare in città e non c'è più un lavoro, gli unici lavori sono quelli che abbiamo lasciato noi ancora tre anni fa, sono passati tre anni, non due anni, basta guardare la relazione dove c'è un crollo verticale importantissimo delle spese di investimento pro capite, è molto facile, è una semplice addizione, divisione. Ci sono le spese di investimento, quanti sono i cittadini carboni e sono crollati, stanno crollando. Siamo passati dal 2016 che era un, un anno in coabitazione, che erano secondo me superiori ai 200-220 pro capite, siamo scesi a meno di 150. Non ci sono più investimenti in città, non c'è nemmeno l'aiuto del comune, della mano pubblica per quanto riguarda gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani. Perché non c'è da parte vostra nessun tipo di programmazione, si continua a raccontare la questione del disavanzo. L'assessore Manca è tre anni che lo racconta, io penso che per l'ennesima volta abbia detto cose inesatte. Lo potete chiedere tranquillamente a un, un semplice studente di prima ragioneria per capire cosa è successo con il riaccertamento straordinario dei residui, il disavanzo, che è un disavanzo tecnico, e quel disavanzo, più va avanti, più diminuisce, perché esistono residui attivi e residui passivi. Se il signore. Consentimi, Massimiliano, se il consigliere Zonza un paio di anni fa non ha pagato i rifiuti, era un credito che l'amministrazione aveva nei confronti del consigliere Zonza. Più, passano, più passa il tempo, più tutta una serie di debiti che i cittadini avevano nei confronti dell'amministrazione vengono pagati e quelle disavanzo tecnico tende a diminuire, ma non è un buco di bilancio, l'ho spiegato altre volte, l'ho spiegato altre volte se vi continuate a fare raccontare dall'assessore manca che il comune non può fare niente, che il comune è qua, ha un grande buco di bilancio, la Corte dei Conti diceva cose contrarie. Eh. Penso che la Corte dei Conti, praticamente, sia un ente terzo, non ha mai e poi mai certificato buchi di bilancio da parte dell'amministrazione comunale, anche ha sempre certificato in maniera chiara che il bilancio del Comune di Carbonia e della sua società partecipata, aggiungo, cioè la famosa Assomica, erano sempre stati tenuti in maniera corretta, in base alle regole di bilancio. Se continua a dire che non si può fare mutuo. Io non ne ho mai fatti in cinque anni mutui. L'unico che ho fatto sono i lavori che avete fatto voi: sono il, il piano, di zona di, piano di zona di Saverda Bianca di un milione e cento. In parte praticamente rientrano oh, perché i cittadini hanno pagato, in parte rientrano perché noi siamo diventati possessori di nuovi quei terreni. Ma sono scelte di tipo politico. Non è assolutamente vero che la, le possibilità di indebitamento dell'amministrazione comunale sono nulle e che il dirigente sindaco del comune di Carbonia dia parere negativo. Si possono fare e si possono non fare. Voi state scegliendo di non farne. Io penso che fare un mutuo per un cofinanziamento RAS europeo... Dove si portano a carbunia 2 milioni di euro, faccio un esempio, e noi cofinanziamo con 200 mila euro anche tramite un mutuo, sia una politica seria, praticamente per un'amministrazione comunale. Voi state facendo una politica di tipo diverso, dove avete bloccato totalmente gli investimenti, siete fermi. Siete fermi totalmente, non fate assolutamente niente per paura di sbagliare, per paura di fare le cose, perché forse non siete in grado di poterle fare. Ma siete completamente fermi, state dando la dimostrazione alla città che siete completamente fermi. Poi si continuano a raccontare sempre colpa di chi c'era prima. Quello viene dai vostri banchi e anche da qualche banco del centrodestra. Perché io lo capisco che da parte vostra si continui a dire è colpa di quelli che c'erano prima. Però siccome ci sono interventi continui anche da qualche rappresentante del centrodestra che naturalmente venire qua a fare lezioncine praticamente sui disavanzi dopo le politiche per esempio che hanno fatto sulla ASL negli ultimi anni non è il massimo. E naturalmente io invito tutti ad approfondire come stanno le cose, non stanno assolutamente così. Se voi vi prendete la relazione tecnica, se voi vi prendete l'avanzo che l'assessore Manca ha illustrato. Sono tutti soldi che sono la maggior parte fermi lì e sono applicazioni di avanzi, non state mettendo a correre assolutamente niente di nuovo. Forse l'unico è l'efficientamento energetico del Tribunale che era un progetto già della vecchia amministrazione, che è stato tolto, c'è stato il bando e l'avete portato. Presidente. Quindi da questo punto di vista, è come i dati che state cercando in legge a livello nazionale in questi giorni: c'è stato un aumento dello 0,1, c'è stato un aumento dello 0,2. Siete completamente fermi? Questo è il dato. Se vi prendete i dati, che non ho scritto io, ripeto, oltre a una contrazione delle spese di investimento, c'è una sempre maggiore spesa corrente. Una buona politica dovrebbe aumentare le spese di investimento e diminuire le spese correnti. Questo non sta avvenendo, questo non avverrà nei prossimi anni perché ormai la macchina l'avete messa in folle e non riuscite più a fare niente. Quindi proprio per queste ragioni... Noi votiamo convintamente no a un documento, consigliere Zonza, che è squisitamente politico, non è tecnico, è un documento politico. Il bilancio è il, è il maggior documento politico su cui si esprime il Consiglio Comunale, sia il bilancio di previsione, a sia il bilancio di consuntivo. E proprio per queste ragioni noi alla variazione, all'applicazione dell'avanzo... Votiamo no, ma non perché non ci convincano alcune operazioni che sono scritte, ma per quello che si continua a raccontare, che sono cose completamente inesatte. Questo è il dato. Concluda, consigliere grazie. Quindi il nostro voto è assolutamente contro. Grazie, consigliere Casti. Ci sono altri interventi da parte? Prego, consigliere Agarao. Allora, riparto da un'ultima considerazione fatta da Lei, Assessore, perché eh, mi dispiace molto che eh, talvolta si cerchi in qualche modo di dare un'accezione, per modo di dire così, lata a delle considerazioni che ho fatto, che peraltro non sono altro che eh, la, 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 la trasposizione di un, di un, di un dato eh, letterale che risulta dalla relazione. Allora, gli investimenti eh, sono pari a 215 al 31-12-2018 a 215 mila euro, eh. esattamente, parlo di investimenti. Allora. No, Facciamo no, concludere guardi, la assessore, consigliera, assessora. Allora, il risultato Avrò di questa di è data da diverse quote: parte accantonata, parte vincolata e parte destinata ad investimenti costituiti da entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione. Io, chiaramente, mi riferivo a quegli: sono al 31-12-2018 215 euro. Quindi non possono essere contestati. Sappiamo benissimo che la quota vincolata si riferisce ad entrate che non sono. Spese destinate alla realizzazione, di, ehm, alla realizzazione di una specifica finalità, fondi destinati e accantonati comprendono accantonamenti per rischi, oneri, spese legali, per indignità di fine rapporto sindaco per crediti eh, di dubbia esigibilità. Fondi destinati a investimenti sono costituiti da entrati senza vincoli di specifica destinazione. Questa è la parte degli investimenti a cui chiaramente io mi riferivo ed è pari, lo ribadisco, a 215.000 euro, 316 al 31/12 2018. Quindi non mi sono inventata assolutamente niente. Mi dispiace molto che ci siano sempre prese di posizione di questo tipo senza eh, volersi per così dire soffermare sul dato letterale, mistificando una realtà. Ma siccome io non ho pregiudizi alcuni, vi dico che, alcuno, eh, vi dico che a questo avanzo, perché ritengo che siano soldi che devono essere messi a correre per tutta una serie di attività, di cui questa città ha bisogno, voterò positivamente. Non sono come voi, mi dispiace dirlo e mi dispiace anche constatare che questo invece non viene fatto da parte vostra. Eh, la mia astensione era giustificata dal mio punto di vista almeno per alcuni motivi, voi non l'avete compreso, avete addirittura messo in dubbio un dato che ho riportato che risulta da questo. Che risulta da questo rendiconto? Eh, per cui ci tengo a pagina 10 è specificato, andate a vedervelo cittadini, così come a pagina 11 c'è un uh, riquadro da cui risulta la composizione precisa del risultato di amministrazione. E in ogni caso. Eh, non posso che votare favorevolmente eh, per quanto riguarda eh, questo avanzo di gestione. Si tratta di 7 milioni di euro che vanno chiaramente ad essere utilizzati per tutta una serie di eh, attività di cui questa città eh, insomma, beneficerà. Eh, quindi il mio voto per quanto riguarda l'avanzo è sicuramente positivo. Grazie consigliera Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Grazie. Prego consigliere Piras. Grazie presidente. Eh, sì, eh, diciamo che è stato stimolante sentire i consiglieri prima di me che mi hanno, diciamo, che mi hanno quasi portato a intervenire, perché, eh, perché per fare alcune precisazioni del tipo eh, è importante ribadire che il disavanzo, si chiama disavanzo tecnico, eh, si ripiana attraverso un piano... Di rientro che è stato definito e formalizzato attraverso una delibera del 2015. <ride> Poi, da quel piano di rientro ci sono Un vari po di, sc... per quel di rientro ci sono degli scostamenti che in questi due anni sono stati due scostamenti positivi: uno di 303 mila euro e l'altro, quello dello scorso anno, di 187 mila. Se non ricordo male, quindi è eh, giusto far capire anche questo a. Eh... A chi ci ascolta e tutti i colleghi che sono presenti qua, perché eh, residui attivi e residui passivi: sì, ogni, ogni anno attraverso il rendiconto di gestione si vengono stralciati i residui attivi, i residui passivi. Ma fond sostanzialmente, fondamentalmente, la struttura portante del ripiano e del disavanzo tecnico avviene attraverso, diciamo, eh, la, come è stata approvata con la delibera del 2015. Questo è uno. Poi per quanto concerne tutti gli indici, ognuno può vedere gli indici un po' come vuole, diciamo. Io vedo per esempio un aumento di spesa corrente e posso dire tranquillamente che secondo me non abbiamo tolto i servizi che dicono che abbiamo tolto ai cittadini, ma penso che siano aumentati, perché io mi ricordo un consiglio comunale dove si parlò di costi della politica, dove eh, affermavamo con certezza, con dati alla mano, che i costi della politica erano diminuiti rispetto al passato. Quindi diciamo che le risorse vuol dire che sono state eh, spese meglio per i cittadini, soprattutto che la parte fondamentale quando si va a, a mettere in essere un bilancio e a, a gestire questo. Poi eh, oltre alla, diciamo, alla nota integrativa c'è cioè anche la relazione dell'organo di revisione. Eh, che anche quella è molto importante da leggere, da visionare, dove si eh, certifica che ogni cittadino, ogni bambino che nasce nel comune di Carbonia, per quanto concerne solo la parte dei mutui, nasce con un debito eh, maggiore di 1000 euro. Quindi ogni persona che nasce all'interno del nostro ente ha già un debito sulla propria testa, che dovrà. Che, che dovremmo ripianare da qua sino al 2045 per 30 milioni di euro circa. Questo non c'entra nulla con il disavanzo, questi sono mutui, mutui che sono, eh, la maggior parte, che sono stati utili anche per fare opere importanti in questa città, ma la quale eh, hanno portato in questo momento eh, diciamo una contrazione naturalmente delle risorse da poter spendere per i cittadini e quindi bisogna stare attenti anche a parlare e capire bene come sono stati spesi i soldi anche nel passato, questo è importante. Altra cosa importante, penso che sia quando si parla di investimenti, io ne cito solo qualcuno, oltre al bando che è stato aggiudicato per l'ex tribunale. Mi viene in mente eh, oltre i 400.000 euro per eh, la riqualificazione della città della sportiva di via che sono sempre soldi investimento. Poi vado a memoria i 183.000 euro e più per l'upgrade dell'impianto dell di incompostaggio E poi vado ancora a memoria, i più 500.000 euro e passa per la stimazione di strade e marciapiedi. In alcune parti della città. Eh, facendo eh, facendo una, un calcolo, siamo, superiamo i più 3 milioni di euro. Poi abbiamo partecipato anche ai bandi che non abbiamo vinto, ma che questo intero consiglio comunale ha votato favorevolmente, eh, come il bando per la riqualificazione urbana, che meno di un punto, per meno di un punto non siamo riusciti a giudicarci, per 3 milioni e mezzo di euro anche quelle sarebbero state spese per investimento, naturalmente. Questo è quanto, che va oltre diciamo, la gestione ordinaria di un ente, ma si va a una gestione diciamo, in cui si cerca di non fare altro debito in questo momento storico, ecco le risorse che si hanno, eh, si, eh, si cerca di ottenere dei finanziamenti per tutti i cittadini. Ah sì, un altro finanziamento mi l'ho dimenticato. Il master triennale per 280.000 euro. Anche quello penso che sia sempre un finanziamento, non abbiamo acceso a nessun tipo di mutuo. Cosa importante invece, per quanto concerne i mutui, eh, potrei anche essere favorevole a scendere un nuovo mutuo per una determinata opera, per un determinato beneficio. Naturalmente dobbiamo anche capire cosa togliere a questo bilancio, ossia vorrei anche una proposta dalla vostra parte, per esempio, che non sia quella di eh, chiudere una, una buca o, o sfalciare un, un giardinetto o qualcosa altro in più, dove togliere le risorse per accendere un nuovo mutuo, perché i soldi e le risorse sono quelle e con quelle dovremo accendere un nuovo mutuo per una determinata opera per il bene del, di Carbonia. Io sono, sarei pronto, ma penso anche tutti i miei colleghi, a vagliare qualsiasi proposta. Però io da quella parte, sino ad oggi, non ho ricevuto questi input. Eh. Togliamo quello, chiudiamo quel servizio. Togliamo quella spesa determinata, quei 150 mila euro all'anno che apriamo un mutuo e facciamo una determinata opera. Io ad oggi, sono tre anni qua dentro, non ho ricevuto un input del genere. Gli emendamenti eh, sono quelli della pulizia... Del... Oh, oh, anzi, un'altra cosa importante, grazie che mi ricordate gli emendamenti, è che c'era quello del consigliere Fantinelle sul, sul progetto di sviluppo di Bacquabis molto interessante e che vogliamo assolutamente vedere e visionare io mi ricordo che quei soldi erano appunti dal 2015 e il cofinanziamento doveva essere di circa 200.000 euro, ma quel cofinanziamento non è mai stato portato a termine per fare quei determinati lavori stiamo parlando del 2015 a questa giunta non si era ancora insediata quindi dal 2015 si poteva tranquillamente fare quel cofinanziamento e fare quella determinata opera ok? Poco coraggiosi a quel punto voi non lo so, questa è una domanda. Quindi diciamo che i numeri sono questi, i numeri sono diciamo, formalizzati dai, dai revisori, formalizzati dai dirigenti, formalizzati dagli uffici, quindi i numeri sono certi. Naturalmente un numero noi lo possiamo vedere da una nostra parte e voi dalla vostra parte, naturalmente. però alcuni numeri sono tangibili e non possono avere... Diciamo una visione creativa, eh, o meglio, più che creativa, diciamo non logica o conseguenziale. Quindi, io dico che con queste risorse che abbiamo e con, questo, con le risorse che abbiamo a disposizione, stiamo facendo diciamo, un'ottima gestione, non ordinaria ma efficace. E la portare oggi eh, è questo 8, che solo diciamo è. Dopo il rendiconto di gestione, naturalmente c'è cioè questo atto dalla variazione sull'avanzo, sono 7 milioni e mezzo di euro, di cui 2,9 nel solo 2018. Penso che siano positivi e sono risorse che servono a questo ente per fare determinate opere e per portare determinate risorse ai nostri cittadini. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Piras. Ci sono altri interventi? Nessun altro? Prego, consigliere Stivaletta. Si, intervengo ora perché eventualmente il chiarimento così può arrivare da parte dell'assessore. Per non, non aspettare la dichiarazione del di voto, in cui poi può non esserci, ovviamente, non, non ci potrebbe essere la, il, il riscontro allora. Il bando delle strade vabbè, era un bando aperto a tutti i comuni a Sardegna e i soldi venivano distribuiti in base alla popolazione dei, di ogni comune, quindi vabbè, a, parte, a parte quello. E il bando per la riqualificazione urbana e eh, un eventuale cofinanziamento è stato anche dichiarato dal, dal collega consigliere Piras, ha visto il voto favorevole di questo Consiglio, quindi quando c'è una proposta di spesa e di impegno da parte di questa amministrazione con un cofinanziamento, ancorché... Cioè che può essere più o meno importante, però che con una spesa di un certo tipo porta ad un investimento di molto superiore, quindi una gestione oculata delle risorse pubbliche, questo è positivo ed è stato votato favorevolmente. Quindi penso che questo, questo sia il dato, il dato di partenza. E questo deve essere il, il filo conduttore, perché non è che. Adesso, se viene fatto da questa amministrazione una spesa in cofinanziamento, viene sostenuta una spesa in cofinanziamento, viene sostenuta in un modo piuttosto che in un altro, in passato era errata. Cioè, io ritengo che quando un cofinanziamento, poi se non ho i soldi in pronta a cassa è accendo un mutuo, è vero che sto impegnando per le future generazioni. È anche vero però che se ho un cofinanziamento di, del 10%, sto decuplicando il mio potere economico e quindi c'è una ricaduta penso positiva da quel punto di vista, ma possiamo discutere a lungo su questo cioè, eh, ed, è, ed è evidente che le, 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 le scelte politiche passate ricadono in questo caso su di noi e su chi verrà dopo di noi. Bisogna capire se è positivo o negativo, quindi, da una parte viene detto che è positivo, dalla parte vostra viene detto che è negativo, quindi da parte vostra viene detto che è negativo che si siano sostenute, se siano fatti certi investimenti o che se siano accesi dei mutui. Però, dovevi accendere dei mutui per fare certi investimenti. Quindi, quello ci, porta, ci porterà lontano questo discorso, ma che oggi a questo, a questo scopo, quello che ci vede oggi impegnati, non, non porta non, a poco. Ha poco senso. Eh, io però in questo documento, eh, nella parte legata nelle ultime tre voci eh, della griglia, eh, c'è cioè l'avanzo vincolato da applicare con, con la presente variazione. Nella tipologia del vincolo e negli importi, vedo un importo di 100.000 euro con il vincolo legato ai mutui. Una somma di 392.000 euro che vedo un vincolo legato ai mutui e una somma di 80.000 euro che vedo vincolo legato a mutui. Quindi evidentemente è sorta in commissione è sorto il dubbio: cioè, ci sono stati dei mutui o non sono stati dei mutui? Perché se io vedo mutui, evidentemente può essere quello. Però, siccome ricordo che avevamo detto eh, per quanto riguarda per esempio la spesa del, del, del Tribunale, che venivano spostate le somme, poi non so se è questo il caso, venivano spostate le somme da quello che era l'impegno per Montuori, quindi il cofinanziamento di Montuori, veniva spostato nel cofinanziamento per l'efficientamento energetico dell'ex del Tribunale, eh, per poi con i fondi riottenuti dall'efficientamento energetico quindi il 65% che ci ha visto anche da 45-65 un ulteriore 25.000 euro spesi ci vedrà poi vedrà la restituzione e verranno rimessi dove erano prima evidentemente però sto facendo una variazione di bilancio sul medesimo capitolo legato ai mutui perché se la fonte è mutuo probabilmente sono dei risparmi da mutui precedenti questa, questa era la domanda. Sono risparmi da mutui contratti precedentemente, perché se io vedo la fonte mutui è la prima cosa che mi viene da pensare. E questo dato non è stato chiarito in commissione, quindi lo chiediamo all'assessore Rassore oggi perché è fondamentale anche, anche questo chiarimento. Eh, perché il cofinanziamento di 80.000 su 400.000 va benissimo, il cofinanziamento a 390 su un milione e mezzo, un ulteriore milione e mezzo va benissimo. Eh, però il fatto che la fonte sia quella dei mutui, poi eh, evidentemente eh, i mutui contratti precedentemente e non spesi, e vengono riportati come fonte mutui, eh, ci sta consentendo di fare questi investimenti. Penso, perché se non li ho spesi in precedenza, con i, i finanziamenti, e eh, quindi non, con, se non avevano vincoli di destinazione, da quel punto di vista, mi li sto trovando oggi con una variazione di bilancio. Ma sono sempre fondi connessi ai mutui precedentemente contratti, che mi stanno consentendo oggi di fare l'efficientamento del Tribunale, poi come rientrano domani di, fare co di, di cofinanziare i montuori. Quindi è questa, era questa la, la domanda, cioè, que perché c'è l'indicazione come vincolo di destinazione mutui? mutui, cioè, perché la fonte è quella dei mutui se non abbiamo contratto, sono mutui precedentemente contratti che stanno consentendo di fare questo? Questa è la domanda che eh, è sorta in, in Commissione. Poi, va bene, eh, varie altre cose, ma, ma poi non, non, so, sono, sono assolutamente marginali rispetto a questo, perché, ripeto, questa è una voce che complessivamente è pari a oltre 570.000 euro legate ai mutui. Quindi è, è, è fondamentale capire questo aspetto. Eh, poi, mutui che in passato sono stati rinegoziati anche da questa amministrazione e che ci hanno portato a liberare somme per 900 mila euro, ma probabilmente l'avrebbero fatto tutti, liberare 900 mila euro eh, da spendere in pronta cassa in determinate situazioni che potrebbero essere di emergenza o non di emergenza, che comunque hanno consentito di chiudere un bilancio e eh, di però portare avanti di ulteriori quanti anni il termine di pagamento, perché se vado a rinegoziare sto portando avanti di 10 anni, mi pare. Il termine per, per concludere il mutuo, con spese ulteriori di interessi e quant'altro. Quindi lì eh, sono tutta una serie di discussioni. Comunque quello che mi interessa di più è capire l'aspetto della griglia, cioè la tipologia del vincolo mutuo. C'è cioè un chiarimento da parte dell'assessore da questo punto di vista. Poi tutto il resto è evidente che si tratta di un aspetto di carattere tecnico, cioè quello che non è stato speso l'anno precedente o gli anni precedenti lo dobbiamo eh, reinserire in questo bilancio. E materialmente si fa con una variazione di bilancio per applicare appunto l'avanzo che era vincolato ed è obbligatorio oltre che necessario come atto. Quindi probabilmente questo più che, tecnico, più che politico lo vedo come un atto tecnico, fermo restando che alla base dei numeri ci sono sempre valutazioni di carattere politico, però che in questo caso specifico si tratta di riapplicare quello che era vincolato precedentemente, ma ripeto, io avrei necessità del chiarimento legato alle ultime tre voci della griglia. Grazie. Grazie Consigliere Stivaletta. Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri? Prego, Ma. Prego Consigliere Spano. Nel merito, perché su questa questione è stato il Presidente della Commissione in questi giorni, mi ha spiegato bene come la situazione. No, volevo solamente... Mi sono, prima sono intervenuto per dire che investire è molto importante quando si parla della grande miniera. Volevo solo dire quello, però non potete dirmi che ci sono delle. come si dice? Lì è veramente un tesoro. Io vi mh, volevo solo dirmi di leggervi questo opuscoletto del Comune di Carbogna per dirvi quanto è importante quella, quella, que, quella risorsa che abbiamo lì. Sicché non volevo attaccare la. Come si dice l'amministrazione sotto questo punto di vista? Anche l'altro giorno ho trovato della gente che volevano andare all'archivio storico di Carbonia e mi hanno detto: Guardi, c'è là di fronte, no, qua c'è scritto sezione, di, sezione della storia locale. E va, se va dall'altra parte c'è scritto archivio storico della storia. Ecco, vede, sono due cose che ecco perché bisogna investire sempre lì dentro. Abbiamo del personale altamente specializzato voi. Sapete meglio di me che, le, come si dice, che, le, che le, mh, siamo passati da 15.000 a, a 40.000, visite in questo territorio qua. Se voi investite lì dentro saranno 80.000 al prossimo anno, 160.000. sì che bisogna investire su questa cosa qua. Era solo questo per chiarire. Poi, se, se qualche consigliere vuole vedere le fotografie di quella lapide che c'è, ce le ho qua a disposizione. Grazie, consigliere Grazie, Spano. scusate. Eh. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Prego, per la Giunta, Assessore Manca. Grazie Presidente. Io vorrei, però, fare un attimo di chiarezza su tutta una serie di questioni che si sono dette e ripetute. Partiamo da lontano. Nella situazione nella quale si, trovava colo si trovavano coloro che hanno fatto mutui. Tra il 2000 e il 2010 li avrei fatti anche io i mutui, ma non perché la situazione eh, era, eh, era più semplice. La situazione in quella, in quella circostanza era messa in discesa per fare i mutui, perché? I finanziamenti erano ingenti perché i trasferimenti dallo Stato erano superiori, perché la popolazione era più elevata e quindi riusciva a pagare più, eh, più tributi ed era più semplice restituire quei, gli stessi finanziamenti. Detto questo vi do una comunicazione tecnica. Quando si fa un mutuo quel mutuo deve essere rimborsato. Il rimborso non lo si può fare con spesa di investimento, lo si deve fare con spesa corrente, cioè con le stesse finalità con cui si paga un servizio mensa, con cui si paga un servizio per l'asilo, con cui si fa la manutenzione stradale. Quindi spesa corrente, non spesa di investimento. In questo momento il nostro deficit maggiore è sulla spesa corrente. Quindi riuscire a prendere un finanziamento, non, nessuno ha detto che non è possibile, è difficile, anzi quasi impossibile per poi arrivare al saldo di competenza non negativo, riuscire a chiudere il bilancio per la parte corrente finanziando e pagando ulteriori eh, rate di mutui per saldare quegli investimenti. E da questo arriva anche il parere negativo del dirigente, che è un parere che ha dati come indicazione basato su che cosa? Primo siamo in una situazione di disavanzo, secondo la spesa corrente siamo in grossa difficoltà. Quindi è logico che siamo stati i primi noi a chiederli, perché abbiamo visto di bandi a cui potevamo partecipare e abbiamo chiesto, abbiamo detto: allora questa è la situazione, vediamo che cosa si può fare. Stato detto ok, se il consiglio decide di fare un mutuo e pagare quello, è logico che bisogna trovare dei fondi per restituire quelle risorse. Sono debiti che devono andare a essere, eh, sono fondi che devono essere tolti da altre parti. Quindi non è che noi non vogliamo fare mutui o non vogliamo fare investimenti. La difficoltà sta nel restituirli. La difficoltà sta nel dover chiudere determinati servizi per poter pagare quegli investimenti. Quindi, se da parte del Consiglio c'è questa volontà, ci sediamo a tavolino e diciamo prendiamo questo finanziamento e i soldi li prendiamo da qui chiudendo determinate cose. Perché, ripeto, da lì dobbiamo, a lì dobbiamo arrivare. Pareggio di bilancio. Altra questione tecnica. La, la eh, organizzazione del pagamento e, eh, della, mh, o meglio, della contabilizzazione delle spese di investimento quando si decide di fare una spesa in conto capitale. Con l'armonizzazione contabile è necessario definire un cronoprogramma di spese che è ripartito in vari anni. Quindi le spese di investimento non vengono messe nella seconda parte del bilancio, ma vengono messe nella prima parte, dove c'è indicato fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale. Sulla base di quello che è il cronoprogramma per definire gli investimenti e per fare portare a termine quell'investimento si ripartiscono gli importi anno per anno e quei fondi in spesa capitale vengono inseriti all'interno del fondo pluriennale vincolato. Questo è per rispondere al discorso che non si, non si fanno e non abbiamo messo a correre spese, spese di investimento. Ehm, L'ultima parte, e rispondo qua alla domanda del consigliere Stivaletta, eh, è relativa al discorso dell'applicazione dell'avanzo. Tutti i fondi che voi vedete sono fondi che sono stati, che sono stati inseriti in esercizi passati, nella, in conto competenze, non si sono impegnati e a fine anno vanno a finire in avanzo, in avanzo di amministrazione. Quando hanno un determinato vincolo, che può essere di tipo mutuo, eh, leggi o, eh, o norme eh, dello Stato o ancora trasferimenti regionali, quel finanziamento è, si dice, vincolato, cioè può essere ripescato dall'avanzo. Messo a correre così come stiamo facendo con la stessa motivazione per la quale era stato inserito nella, prima, nella, nella parte in incompetenza. Quindi, quando noi lo richiamiamo, quando voi vedete qui a fianco che 6.168 dev devono andare a supporto organizzativo e servizio di istruzione per alunni disabili, è perché c'è stato un trasferimento da parte della regione che diceva che era per quella ragione. Lo ripeschiamo e lo rimettiamo a correre in, in conto competenza. Quello relativo ai mutui sono eh, finanziamenti, fondi presi allora con mutui che sono stati, me, che stiamo pagando già, nei 2, ,2 milioni e 2 che stiamo pagando ci sono già inseriti questi finanziamenti, cioè non è che ne facciamo ulteriore debito, noi li andiamo a riprendere, li richiamiamo, li riportiamo qua, però hanno la stessa destinazione, quindi sono fondi che, stiamo già, che, siamo, che, che hanno già una destinazione vincolata. Il consigliere Casti ha dimenticato di dire che perché è stato, si è arrivati a un disavanzo di questo tipo, perché il sistema contabile precedente permetteva di fare spese nell'esercizio di competenza con entrate future, e questo era quello che veniva fatto dalle precedenti amministrazioni, non solo da, la, da queste di carbone, ma da tutte quante. Solo che la maggior parte delle altre amministrazioni della Sardegna hanno avuto quando, si è stato, quando è stato fatto il riaccertamento eh, eh, straordinario dei residui si sono trovati in una situazione di avanzo. Il Comune di Carbonia si è trovato in una situazione di disavanzo. Perché? Perché si spendeva più di quello che si, eh, si incamerava. Questa è la ragione vera per cui si è, fatto questo, eh, si è arrivato a questo disavanzo. E, il discorso del collaboratore, io è vero, sono un collaboratore del sindaco, non no, no, ho nessun problema a raccontarlo. Però sono un, sono un collaboratore che tiene a questa città, che continuerà a portare avanti questo tipo di politica, che non metterà sulle spalle delle persone che verranno dopo di noi un carico se poi questo tipo di politica che sto cercando di portare avanti, che stiamo cercando di portare avanti con l'indicazione della maggioranza eh, non va bene, io non ho nessun problema ad andare via a rifar ripiombare nuovamente il Comune di Carbone in situazione di disavanzo. Certo che se le, la politica è quella, che era, quella passata è evidente che si tornerà a, a, a una situazione di disavanzo. Mi chiedo anche che se si è fatto così bene, visto che tutti i progetti che noi stiamo facendo li avete fatti voi, mi chiedo come mai i cittadini di Carbone non vi hanno più votato. Grazie. Grazie Assessore Manca. Ci sono interventi? Per dichiarazione di voto, Consigliere Sivaletta. Prego. Vabbè, diciamo che l'assessore ha, ha confermato quelle erano le, le valutazioni, le titubanze, cioè che potremmo stare a discutere qua tanto tempo e eh, eh, dipende da quale lato si vede la, la medaglia, eh, ha dichiarato che avrebbe fatto anche lui le stesse cose che state fatte in passato. Ha dichiarato che c'erano delle situazioni differenti nel passato rispetto a oggi, però è evidente che nessuno ha la sfera di cristallo. Se parli di 19 anni fa, di 18 anni fa e io vedo che c'è una possibilità di eh, decuplicare il mio, il mio potere d'acquisto. Eh, eventualmente contraendo un mutuo, cofinanziando, sì. bisogna essere onesti, io sono assolutamente onesto e, e dico, ripeto, io non sono d'accordo con le scelte che state fatte in passato. Non sono d'accordo con le scelte che state fatte in passato. Molte scelte le ho contestate, le ho contestate aspramente. L'ex sindaco è testimone che non è che fossi un suo amico in Consiglio Comunale, eh, ribadisco però che eh, io sono qua a eh, valutare quello che si fa oggi, indipendentemente da quello che è stato fatto in passato, anche se quello che è stato fatto in passato ha delle ripercussioni su quello che viviamo oggi, evidentemente. Però se io continuo a dire che, eh, che devo avere nel passato, non, non, non sto neanche a guardare quest'atto, vado a vedermi il rendiconto del 2015. Però questo dobbiamo vedere e questa variazione di bilancio dobbiamo approvare. È stato di fatto eh, confermato quello che è, sta, che è emerso in, in Commissione è stato confermato quello che messo in Commissione, che in ragione dei mutui precedentemente contratti e che sono stati eventualmente quindi degli avanzi per quanto riguarda quei mutui, noi oggi abbiamo 570 mila euro da spendere per cofinanziare determinate opere, positivamente. Però si tratta sempre di quegli stessi mutui che, io sto, che oggi sto contestando. E nel caso si dovevano usare allora e hanno sbagliato, hanno fatto, hanno fatto grosse, degli sbagli, eventualmente a non utilizzarli. Se non li hanno utilizzati come dovevano utilizzarli, ma io sto guardando il dato oggi, se io guardo il dato oggi, io vedo che i 392.000 euro che oggi sto mettendo per il cofinanziamento del Tribunale, mi stanno consentendo di prendere anche un milione e mezzo per l'efficientamento energetico e di spendere un milione e otto, un milione e nove più o meno, giusto? Quindi sono sempre quei soldi da quei mutui precedenti che oggi mi stanno consentendo di spendere questo e domani, visto che io li rimetterò quando mi rientrerà dal GSE il, il, il tanto che mi deve rientrare per l'efficientamento energetico, col 65% che in ogni caso non può andare oltre quello che ho messo io, quindi tornano questi fondi, evidentemente tornano questi fondi, quindi sono sempre i soldi dei vecchi mutui che io sto contestando che mi consentiranno di cofinanziare montuori per 8 milioni. Quindi io con quei 4... però aspetta, però, però, però io sì, io però avete fatto un'operazione corretta che avrebbero fatto tutti in questo caso, probabilmente, sapendolo fare, voi l'avete fatto molto bene, siete stati i più bravi di tutti, eh, però io, eh, oltre a, a dire questo, che siete stati i più bravi di tutti, lo state facendo con soldi dei vecchi mutui. Quindi con i soldi dei mutui che stavate contestando sino a, sino a 30 secondi fa, che comunque avreste preso anche voi in quelle condizioni, vi sta consentendo di prendere un milione e mezzo per il Tribunale e 8 milioni per montori, quindi 9 milioni e mezzo con, questi, con il cofinanziamento dei vecchi mutui che state riapplicando. Quindi non è, è un dato, è un dato, è scritto qua, è, un, è, un, no, è una valutazione, non, è una, una, non sto andando a rimestare le cose, non sto rimestando niente, sto semplicemente guardando quello che c'è scritto qua che ho da fondi, da fondi legati a mutui che sto riapplicando e sto in variazione di bilancio, sto valutando, sono 570.000 euro che mi stanno consentendo. 100, 100 più 390 più 80, tutti i mutui. 100 più 80 più 390, sono 570.000 euro. La voce, la voce è la stessa, il fondo è sempre lo stesso, sono 570.000 euro che mi stanno consentendo tra oggi e domani di spendere oltre 10 milioni di euro. Quindi è questo, è, questo il dato, è questo il dato. Possiamo girarci quanto vogliamo. A me non interessa eh, dire una cosa piuttosto che un'altra. C'è scritto, scritto, scritto 100.000 mutui. Facciamo concludere. Mutui 100.000, la penultima pagina della griglia, 392.000, l'ultima pagina della griglia, 80.000, l'ultima pagina della griglia. Non, Facciamo concludere. Sì, ma sono delle valutazioni di sempre la derivazione da mutui precedenti, perché è sempre mutui la fonte. E io sto dicendo solo quello. Cioè, ma perché devo continuare a, a parlare sopra quando il dato Facciamo è quello che mi scrivete voi nella proposta? Se voi mi scrivete mutui e non avete contratto, sono i mutui precedenti? Ho detto qualcosa che, non, che è sbagliato? No. Sì. Sono mutui precedenti. Eh, sono mutui precedenti. Quindi il fatto è, è eloquente. Stiamo dicendo la stessa cosa, solo che... Eh, devono, eh, devono ribadire continuamente, eh, quindi che sta comunque avendo dei risultati positivi. Poi, ripeto e ribadisco, si tratta di un atto tecnico che eh, eventualmente sarebbe da votare favorevolmente, non lo so, però dietro questo dato tecnico. Questo atto di carattere tecnico da votare favorevolmente, ci sono tutta una serie di iniziative di carattere politico che non mi portano a votare negativamente, ma non mi portano neanche, a, cioè che, che non mi possono che vedere come un astenuto rispetto a questo, a questo documento, anche perché non c'è stata alcuna condivisione, non sono state delle iniziative che ci hanno visto eh, partecipare, comunque che non hanno quello che poteva essere un nostro parere nelle varie valutazioni e oltre perché oltre a essere un'applicazione un, di vado a concludere si tratta di scelte di carattere politico che non posso eh, assolutamente condividere però risulta un documento importante perché riapplicare consente di spendere quest'anno queste risorse, quindi non mi sento neanche di votare negativamente l'atto. Quindi mi asterrò. Grazie consigliere Stivaletta per dichiarazione di voto. Prego consigliere Spano. Ma anche il nostro gruppo si asterrà per l'ottimo lavoro che ha fatto il Presidente della Commissione Piras, che in questi giorni, che sono le cose, è stato molto, eh, mi ha dato delle risposte molto positive. Però volevo dire solamente una cosa, che gli investimenti fatti nel futuro, in, nel passato, ci porteranno a star, ma, a star meglio nel, nel, nel futuro. Ecco che parlo, quando parlo di futuro, dovete fare un po' di attenzione. I proclami, io leggo sempre quello, il lavoro bellissimo che sta facendo l'assessore Sabio, la vedo, la seguo dappertutto, però bisogna fare attenzione anche a quello che abbiamo lasciato, sicché mettete mano lì, che è veramente una risorsa molto forte per il futuro di Carbogna. Poi, guardate, voi oggi siete alla guida del governo, dovete farmi un, fa non a me, eh, alla città di Carbogna, cercate di far venire giù Toninelli perché i problemi della Sardegna e anche di Carbogna... Sono, come si dice, i trasporti, i trasporti penalizza, eh, vabbè, io sto chiedendo a loro che fanno parte del Movimento 5 Stelle di, di, di chiedere a Toninelli di venire a Carbonia così possiamo trovare qualche accordo perché per venire in Sardegna oggi ci vogliono una famiglia spende mille euro, con mille euro se ne vanno sette giorni in Barcellona, in Spagna in Tunisia. Va bene, comunque il nostro gruppo si assiene. Grazie. Grazie consigliere Spano. Per dichiarazione di voto, prego consigliere Casti. Anche se effettivamente aveva già detto alcune votazioni, eh, vabbè, ma tanto. Eh. posso? Prego. Grazie, sì, era solamente per annunciare il voto negativo da parte del gruppo del Partito Democratico, anche per le spiegazioni che sono state date in replica dall'assessore che hanno denotato confusione totale nell'esplicare nell praticamente le motivazioni. Alla fine, adesso siamo contenti che ci ha detto che nei dieci anni praticamente precedenti abbiamo fatto bene a fare i mutui in quella condizione, perché non c'era il patto di stabilità in quei dieci anni, c'era la possibilità di fare i mutui, e quei mutui, voglio dire a tutti, hanno portato alla città di Carbonia 150 milioni di euro, milione più, milione meno. Quindi, praticamente. C'è stato un investimento serio sulla città che ha portato a una riqualificazione importante della città in questi 15 anni, sia della miniera che prima era un catasto di mondezza, poi da tre anni a questa parte è diventata una bellezza stupenda, praticamente senza aver fatto qui entrato niente, strade, piazze, illuminazione pubblica, è una città incompleta. Quindi noi con quei mutui abbiamo cofinanziato grandi, importanti finanziamenti che provenivano dalla Comunità Europea, dalla regione autonoma della Sardegna e dal governo centrale. Quindi è assolutamente positivo e mi fa piacere che l'assessore Manca, con la sua onestà intellettuale, abbia riconosciuto che anche il lui in quella situazione avrebbe fatto lo stesso. Detto questo, detto questo. Per correttezza, non è che quei mutui, quella rinegoziazione dei mutui era lì ferma e non sono stati spesi. Quei mutui sono risparmi di altre opere. Esempio pratico, la riqualificazione, dove mancano ancora quei tre pini, ma prima o poi saranno piantati, della Piamanno. Lì ero mutuo, c'è stato un ribasso d'asta, probabilmente una parte di quei mutui... Ah ok, quindi non è il risparmio di mutuo, è il risparmio di negoziazione. Quindi praticamente sono risparmi di negoziazione. Quindi non potevano essere spesi precedentemente perché sono stati rinegoziati adesso. Quindi non poteva spendere la vecchia amministrazione. È chiarissimo, è chiarissimo. Quindi da questo punto di vista il voto non può essere che è negativo eh, perché non c'è per l'ennesima volta nessuna programmazione. Una volta si dice una cosa, una volta se ne è se ne dice un'altra, naturalmente una volta si fanno le cose. Io vorrei solamente chiarire un aspetto. Il mutuo, per forza le amministrazioni successive pagano mutui delle amministrazioni precedenti. Probabilmente la mia amministrazione ha pagato mutui ancora di Ugo Piano, del sindaco Piano. Ma naturalmente è una cosa che non è da... è assolutamente positiva se quello che ha fatto il sindaco Piano è stato un valido, importante intervento per la città. Allora bisogna sempre fare una valutazione, se il mutuo viene fatto perché dobbiamo fare delle opere necessarie della P-Città, oppure se i soldi vengono sprecati in altra maniera, in altra maniera come se ne stanno sprecando anche in questi tre anni, e che non, ha, non portano nessun risultato positivo per la città. Questo è il dato di fatto. La prossima amministrazione, io mi auguro che non siate voi e i cittadini hanno iniziato a capire che non dovete essere voi perché il dato per esempio alle elezioni regionali per il vostro partito è assolutamente insufficiente se non pessimo, la prossima amministrazione si troverà invece senza un parco progetti senza investimenti pronti da, essere, da, da, essere, da poter essere spesi. Quindi ci vorrà praticamente moltissimo lavoro per rimettere in marcia una macchina amministrativa completamente ferma. L'ultima cosa che voglio dire, Includa, mi ha fatto sì. piacere che nella replica si è chiarito in maniera seria che non ci può essere nessun parere negativo da parte del dirigente del servizio finanziario se la Giunta di Carbonia e il Consiglio di Carbonia vogliono assumere mutui. Per poter fare investimenti, perché la capacità. Concluda, consigliere. Eh, detto, fa... detto, Arriviamo a conclusione, come grazie, il volta. tempo è scaduto. Prego. Grazie, Presidente. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Prego, consigliere Piras. Scusi, consigliere Serafini, c'è il consigliere Piras che deve intervenire. Prego. Grazie, Presidente. È eh, solo per comunicare il voto positivo del, del gruppo di maggioranza per questa variazione di bilancio, non per la stipula di un nuovo mutuo, contrazione di un nuovo mutuo. Eh, diciamo che sono 7 milioni e mezzo di euro per la città, di cui 2,9 per l'anno 2018, che potranno essere spesi per la collettività senza indebitarsi ulteriormente. Per cortesia, un po' di silenzio, grazie. Eh. Penso che, visto che l'argomento è molto, molto sentito, eh, aspetto e eh, voglio vedere in commissione eh, le proposte eh, per progetti o contrazioni di nuovi mutui e le, anche la proposta magari di quale servizio, quale spesa tagliare, visto che... Eh, ad oggi, per il 2021, non, non c'è ancora nessuna norma che possa, eh, che, che possa diciamo, portare l'utilizzo di quel 1.100.000 euro eh, derivante dalla rinegoziazione di mutui in eh, spesa corrente, poiché eh, quel 1.100.000 dovrà andare a spese e investimento, e senza quel 1.100.000 euro, penso che questo ente non possa nemmeno chiudere il bilancio ad oggi con i conti che abbiamo in questo momento. Quindi mi aspetto veramente nei prossimi mesi eh, proposte importanti da questo punto di vista in commissione o nelle varie commissioni terza, quarta, prima e seconda per vedere come, quali sono le proposte oppure se le lasciano tutte per il prossimo, eh, diciamo, eh, per il prossimo governo della città che dovrà venire. Eh, quindi riconfermo il voto positivo del gruppo di maggioranza eh, e ringrazio il Presidente grazie consigliere Piras do la parola al segretario per la votazione vi chiedo cortesemente un po' di silenzio perché dobbiamo sentire il voto di tutti se c'è un brusio è molto difficile da qua ascoltare Masidda, Cossu Serafini Cera Inna, Marras Uchedu Piras Rosas Santoru Loi Zonza Craig Lebiu Caredu Casti Moritu Fantinel Fraternale Piano Usai Massimo Spanu Soddu Stivaletta Garau. Sì. Qui sono 13. Sì. Sì. Consigliera Garau, votato sì. La votazione ha ottenuto il seguente risultato. 14 sì, 5 no e 3 astenuti. Il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione. Per cortesia, un po' di silenzio. Do la parola al Segretario per l'immediata esecutività della proposta di deliberazione. Massida, Cossu, Serafini, Cera, Pinna, Marras, Ucheddu, Piras, Rosas, Santoru, Loi, Zonza, Craig, Lebiu, Caredu, Casti, Moritu, Fantinel, Fraternale, Piano, Usai Massimo, Spanu, Soddu, Stivaletta, Galau. Stesso risultato, 3 2, prima, 4 la votazione è tenuta il seguente risultato. 14 sì, 5 no e 3 astenuti. Il Consiglio Comunale dà immediata esecutività alla proposta di deliberazione. Passiamo al punto numero 3, approvazione e modifica statuto Associazione Atrium. Espone l'assessore Sabio. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Eh, prima di iniziare con la trattazione dell'atto, volevo rispondere un attimo, fare una precisazione al consigliere Spanu, che appunto ha citato prima la questione dell della sezione di storia locale. Allora, volevo precisare che la sezione di storia locale è un centro di documentazione annesso alla biblioteca e che ancora non ha lo status di archivio, è quello a cui sto lavorando perché. Ovviamente, nel corso del tempo, la sezione di storia locale ha cambiato effettivamente natura perché ha acquisito molti fondi archivistici che non sono archivi, fondi archivistici del comune, ma sono fondi di privati, di famiglie, di società, eccetera, e che quindi diventerà, spero, con la, con la, con la stretta collaborazione che stiamo portando avanti con la soprintendenza archivistica, l'archivio del territorio perché conserva testimonianze non soltanto relative a Carbonia, ma anche agli altri comuni del Sulcis che comunque partecipano. Alla gestione proprio di quella sezione di storia locale che adesso ancora si chiama così, quindi solo, solo questo. Allora, per quanto riguarda invece, eh, rimanendo nel tema della valorizzazione proprio della. Um, di quello che è il patrimonio della città. Eh, noi abbiamo appunto aderito all'associazione Atrium lo scorso aprile del 2018, il 18 aprile appunto con la delibera numero 22 del Consiglio Comunale e eh, in quell'occasione abbiamo approvato anche lo statuto relativo all'associazione. Pochi giorni fa, eh, scusate, poche settimane fa, il 1 marzo, eh, l'associazione Atrium ha mandato a tutti i soci che sono appunto 18. Eh, a tutti i soci dell'associazione, una revisione di questo statuto. Eh, lo statuto è eh, improntato innanzitutto ad una ehm, orientato eh, ad una valorizzazione culturale di quello che è il patrimonio che è esito dei regimi autoritari o totalitari, e in questa direzione sottolinea proprio quello che è la funzione e la finalità della rotta culturale Atrium, che è quella appunto di valorizzare questo patrimonio, ma sottraendolo a quel disconoscimento che gli è derivato dalle sue origini appunto di carattere totalitario. E ehm, in, in questa particolare eh, revisione dello statuto poi si, eh, si amplia la partecipazione non soltanto delle città che appunto conservano questo tipo di patrimonio architettonico, ma si amplia e si, eh, si introduce la partecipazione della ricerca scientifica, soprattutto appunto con la partecipazione e l'inserimento nella rotta culturale delle università e dei centri di ricerca. Eh, io adesso chiedo all'Assemblea se è il caso che rileggiamo uh, lo statuto o se invece possiamo procedere all'approvazione. Uh, all allora troverete i due allegati, l'allegato 1 che è la mh, diciamo, bozza con le proposte di modifica e l'allegato 2 che è invece appunto lo statuto così come verrà approvato nella versione definitiva. Grazie Assessore Sabio. Apriamo la, il dibattito. Ci sono interventi da parte dei consiglieri per dibattito. Se avete qualche domanda da fare in questo momento. E ci tengo a precisare solo una piccola cosa, scusi, consigliere Garau, che la fase della proposta di deliberazione ci sono diverse fasi. No? C'è cioè, eh, l'assessore che espone o il sindaco chi parla giunta, poi c'è un dibattito dove si fanno eventualmente delle, delle domande, delle proposte in modo che poi l'assessore in fase di replica può dare eh, a tutti delle, delle precisazioni nel merito e poi si passa alla dichiarazione di voto. Queste sono le fasi principali. Anticipare un voto nella fase di dibattito può servire come non può servire perché dopo la risposta dell'assessore ci possono essere delle, eh, magari dei, dei motivi che possono indurre il consigliere poi a cambiare idea sulla dichiarazione di voto. Per quello ci tengo a precisare che comunque sia, do, ho dato la parola e do la parola comunque sia a chi lo ritiene opportuno proprio perché in base alla risposta del, del, dell'assessore poi si può valutare se votare in un modo oppure in un altro. Quindi cercherei se è possibile di attenerci a questo, cioè fare il dibattito in dichiarazione di voto. Non ha senso perché poi l'assessore non vi può dare delle risposte o delle delucidazioni che voi chiedete nel merito a quell'argomento. Quindi, in fase di dibattito, vi invito a, vi sollecito anche a fare queste ulteriori, a chiedere ulteriori spiegazioni in merito alla proposta. Tutto qua. Prego, consigliere Agarau. Grazie, scusate. Eh, questa stessa domanda era stata fatta nella precedente seduta del Consiglio Comunale ed era stato appunto il motivo per cui si era ritenuto di sospendere l'approvazione dell'atto. Io volevo capire se eh, queste modifiche che noi stiamo andando ad approvare eh, dello statuto eh, apportate dall'Assemblea Generale eh, risultano da quello che eh, mi ha dato conoscere da un atto in lingua inglese e quindi gli avevamo chiesto se questo atto fosse stato eh, asseverato. Aspetti un attimo, Assessore, gli do io poi la, la parola nel merito. Chiediamo se ci sono altri interventi da parte di altri consiglieri, se hanno ulteriori. Eh, se vogliono ulteriori chiarimenti in base all'atto. E poi procede con un'unica risposta. Prego consigliere fraternale. Grazie Presidente, io invece volevo chiedere, siccome la volta scorsa si era iniziata la lettura di questo atto dello statuto, però poi il risultato è che voi avevate un certo documento che non corrispondeva a quello che avevamo noi. Quindi in effetti non abbiamo neanche analizzato quelle che sono state le modifiche che richiede l'Assemblea Generale. E poi volevo eh, sottolineare che da quando abbiamo aderito a, a questa rotta. Eh, a questa rotta e mi pare che il Carbonia sia l'unica città attualmente in Sardegna che è aderita a questa rotta. Cioè ho letto le stesse città che c'erano nel primo statuto, quindi in un anno voglio dire non c'è stata nessuna ulteriore adesione. Ho, ho valutato questa cosa e poi niente, mi, mi riferivo anche al fatto della traduzione dall'inglese così come viene eh, trasmesso il tutto. Al, a ...come è riportato per quanto riguarda l'espressione che dovremmo avere noi. Grazie consigliera Fraternale. Ci sono altri interventi? Nessuno? Prego consigliere Cossu. Buonasera a tutti. Non, non sarei dovuto intervenire però... ...mi ha portato all'intervento il collega Nino per le richieste all'assessore Sabbio che ha presentato quest'atto in merito alla miniera. Ecco, allora, eh, al, al netto e al di là di, dei tecnicismi, degli inglesismi e eh, di tutti quelle, diciamo, quei, eh, quelle, quei problemi che ci hanno portato al ritiro di quest'atto a distanza di un anno dall'approvazione. Eh, quello che a me eh, interessa è la sostanza, quindi uscirò da quell'aspetto e rimarrò in un brevissimo intervento sulla sostanza dell'adesione alla rota Atrium. Quindi quando si parla di ehm, aderire a un'associazione un, un per eh, sviluppare un turismo culturale, un turismo eh, eh, finalizzato alla, alla, alla valorizzazione di un patrimonio urbano e architettonico, in chiave europea ecco che ci allarghiamo, non posso che essere favorevole a questo aspetto. Quindi rientra e ricade ovviamente anche il compendio della grande miniera citato, nel quale sono stati fatti degli, degli interventi, se ne stanno facendo. È vero che comunque sia, eh, ci sono anche tante altre cose da, da perfezionare, ecco che forse dovremmo essere un attimino più attenti tutti e mh, segnalare in maniera... Bonari, in maniera propositiva eh, quelle modifiche eh, utili al, al rilancio del, del turismo. Io credo che Atrium, eh, per come l'ho sposata, con l'entusiasmo, eh, ehm, eh, spero che non mi deluda, ecco, spero che non, che non rimanga eh, una cosa fina a se stessa, ma che ci sia veramente. Un, un, ritorno, un ritorno economico per la città in termini di presenze, in termini di marketing, in termini di immagine, così come ehm, sta succedendo con un'altra eh, eh, un iniziativa, eh, con un, un altro strumento di sviluppo del turistico, il Cammino Minerario di Santa Barbara. Parliamo sempre comunque di cultura, di turismo, quindi non sto andando fuori tema se in questo mio intervento unisco anche questo aspetto del cammino minerario che ultimamente vede una crescita costante dei partecipanti, eh, che è ancora pochi, è vero, ancora pochi, ma sono comunque sia eh, turisti che vivono la città, che eh, soggiornano mh, nella tappa carboniense. Eh, che vedono la città seppur in un tempo limitato ma eh, se invogliati da un insieme di fattori potrebbero diventare dei futuri turisti con un, un seguito più allargato. Ecco che nasce eh, la, ehm, la necessità di iniziare un percorso di informazione con la segnaletica che è stata riattivata, ecco, forse bisognerebbe eh, fare qualcosina in più anche in tal senso io sono un po' critico sugli aspetti grafici, ma è una mia deformazione professionale, ma sono ben felice che oggi un turista eh, venga in piazza e sappia che cosa, eh, che cosa è un monumento cittadino. E molto spesso noi dovremmo essere i primi, eh, mi metto davanti a tutti, a um, studiare qualcosina in più della nostra città, perché molto spesso i, i turisti eh, e ne vengono, sono, è un turismo silenzioso il nostro, è un turismo che va eh, coltivato in, in, in maniera diversa. Molto spesso ne sanno più di noi perché mi sono trovato ad assistere a scene di richieste di informazioni ed era il turista quasi che spiegava al carboniense eh, eh, il monumento, la struttura, il periodo di costruzione e via dicendo. Ecco, Ritorno su Atrium in una quasi chiusura in dichiarazione di voto, quindi spero e mi auguro che oggi si riesca a, ad approvare questa revisione e vorrei iniziare anche a, a interloquire in una maniera più addentrata su questa adesione e capire nel concreto quali possibilità... Eh, di eh, reale eh, indotto turistico Carbonia eh, potrebbe avere nel brevissimo tempo. Quindi credo che sotto questo aspetto l'assessore Sabio ci potrà dare dei chiarimenti, anzi dovremmo essere al fianco dell'assessore Sabio da rappresentanti della città per, eh, come posso dire, eh, Affiancare ma anche eh, solleticare affinché ci siano delle risposte concrete. Grazie, eh, Presidente. Grazie, Consigliere Cossu. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Spano. Per ribadire che sono d'accordo con l'intervento della collega Garau. In effetti, oggi stavamo aspettando quel quesito della, della volta scorsa aggiornato quel documento e era tutto lì, mi è sembrato di capire quello la volta scorsa, non so se ci sono altri, però non abbiamo avuto carta che canta, voglio dire, solo quello. E appunto, di fatti oggi mi aspettavo questa, però pensavo che in linea di massima fosse quasi chiarita la cosa, però aspettiamo la risposta. Grazie consigliere Spanu, ci sono altri interventi? Prego per la giunta, Assessore Sabio. Allora, Per quanto riguarda la prima domanda che riguardava la lingua inglese, eh, dopo essermi anche confrontata sia col dirigente dottor De Sogus che con il segretario comunale, eh, eh, abbiamo però nello, statuto, nello stesso statuto l'articolo 21 che appunto parla di lingua ufficiale. E dice: La documentazione amministrativa e contabile archiviata presso la sede legale è in lingua italiana e viene tradotta su richiesta dei soci in lingua inglese. Le comunicazioni ufficiali e i documenti operativi sono predisposti e trasmessi in lingua inglese. Poi c'è l'articolo 25 che recita. Il rinvio alle leggi, per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in Italia, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Qualsiasi controversia derivante o connessa con il presente atto e i rapporti tra associati dallo stesso dipendenti è di competenza del Foro di Forlì, di Forlì Italia con applicazione del diritto italiano. Quindi noi approviamo lo Statuto in lingua italiana. Poi, per quanto riguarda la seconda domanda che mi ha fatto la consigliera fraternale, per quanto riguarda la rete regionale, allora, eh, intanto io mi sono già confrontata anche con eh, il comitato scientifico di Atrium in relazione proprio a quelli che devono essere i parametri che eh, riguardano le, eh, le città che fanno parte della rota Atrium e eh, siamo rimasti comunque eh, sempre con l'idea del progetto di creare una rotta anche sarda dei centri di fondazione, però in questo caso noi facciamo parte della rotta eh, di Atrium come città industriale e queste sono le caratteristiche più importanti che connotano tutte le città che fanno parte appunto della rota Atrium come esito di città di origine industriale. Poi per quanto riguarda invece il quesito che mi ha eh, posto il consigliere Cossu, il nostro capogruppo, eh, per quanto riguarda il riscontro che noi abbiamo eh, in riferimento ad Atrium, eh, tutte le azioni che noi abbiamo portato avanti in questo anno, che sono proprio nell'ottica della valorizzazione della città, sono state eh, rimandate tutte quante sul sito, eh, sul sito di Atrium che appunto ha una visione a livello europeo. Quindi, noi stiamo comunque cominciando ad avere i primi riscontri proprio da quest di questa visibilità e ci auspichiamo che, appunto, tutte le nostre azioni che stiamo portando avanti e che sono adesso verranno presentate anche con la prossima Assemblea Generale che si terrà in Croazia il 15 e il 16 di maggio. A cui noi potremo partecipare soltanto in videoconferenza perché i tempi di arrivo e di ritorno eh, da quella sede non ci consentono, per altri impegni che abbiamo qui in città, di essere presenti. E lì appunto presenteremo i progetti che abbiamo varato e che, stiamo, eh, che abbiamo messo in campo già nel corso, nel corso di questo anno. Grazie Assessore Sabio. Per dichiarazione di voto. Prego consigliera Garau. Giustificando la proprio. Ehm... In questo modo. Allora eh, l'articolo 21 eh, effettivamente al secondo coma, al primo dice quello che lei ha appunto letto, ma al secondo coma ci dice le comunicazioni ufficiali e i documenti operativi sono predisposti e trasmessi in lingua inglese. Noi stiamo andando a modificare, cioè ad approvare una modifica di uno statuto, è evidente che si tratti di un documento e di una comunicazione ufficiale perché si tratta di un atto che è stato approvato ovviamente da... Eh, da lente e si tratti di un documento operativo. L'asseverazione chiaramente attesterebbe la veridicità del contenuto che, dal mio punto di vista, è assolutamente eh, importante ehm, avere, comunque conoscere. La documentazione amministrativa e contabile potrebbero essere gli allegati al documento ufficiale o al documento operativo, ma non sono il documento in sé. Eh, quindi, questo non mi consente e mi dispiace molto perché, insomma, ritengo assolutamente che l'adesione a questa associazione. Possa essere motivo sicuramente di valorizzazione del nostro patrimonio e di crescita eh, sotto tutta una serie di punti di vista della nostra eh, città e quindi costituire eh, sicuramente un'attrattiva, ma non ritengo di poterla eh, approvare. Stiamo approvando delle modifiche di cui non conosciamo almeno eh, non abbiamo contezza della ehm, veridicità, perché immagino siano state predisposte trattandosi di documenti di comunicazioni ufficiali in lingua inglese. Non è un documento contabile. Non è un documento amministrativo in sé per sé, ma innanzitutto va ritenuto come documento ufficiale e operativo ehm, al fine chiaramente di poter eh, predisporre eh, qualunque tipo di, eh, di lavoro. Ecco. Grazie, consigliera Garau. Per dichiarazione di voto, ci sono altri interventi? Do la parola al segretario per la votazione, ma, ma sì. Cossu, Serafini, Cera, Pinna, Marras, Ukedu, Piras, Rosas, Santoru, Loi, Zonza, Craig, Lebiu, Caredu, Casti, Moritu, Fantinel, Fraternale, Piano, Usai Massimo Spanu, Soddu, Stivaletta, Galau sono 14. La votazione ha ottenuto il seguente risultato: 14 sì e 6 astenuti. Il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione. Do la parola al Segretario per l'immediata esecutività: Massida, sì. Cossu, sì. Serafini, sì. Cera. Tinna, Marras, sì. Ukedu, Piras, Rosas, Santoru, sì. Loi, Zonza, Craig, LEBIU, sì. Caredu, sì. Casti, Moritu, Fantinel, Fraternale, Piano, Usai Massimo, Spanu, Soddu, STIVALETTA, Garau. 14. La votazione ha ottenuto il seguente risultato. 14 sì e 6 astenuti. Il Consiglio Comunale dà immediata esecutività alla proposta di deliberazione. Siamo al punto numero 4. Approvazione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza. Espone l'assessore Lai. No, scusi, il Sindaco. Sì. Espongo io. E non il mio collaboratore. Scusate, per cortesia, per un letto. po' di silenzio. Se dovete mh, discutere cortesemente. Grazie Presidente. Buonasera. Saluto perché non ce l'avamo ancora salutati. Dicevo tratto io e non il mio collaboratore, anche se eletto. Eh, per questa eh, proposta di delibera eh, che è l'approvazione del regolamento per la videosorveglianza che è l'ultimo atto l'ultimo grosso ostacolo che ci permette poi eh, abbiamo di nuovo quindi anche l'antenna la nella torre Littoria eh, come eh, da autorizzazione della sottintendenza abbiamo quindi la tutti i requisiti quasi per poter finalmente eh, mh, avviare la videosorveglianza in un momento in cui è tanto più propizio, eh, soprattutto alla luce di questi eventi ultimi, eh, di gravi atti di vandalismo eh, nella piazza Berlinguer, nelle pareti dei, dei bagni pubblici con gravi offese che ancora, il cui contenuto ancora non è ben chiaro, a cui si è riferito, comunque è un'offesa sicuramente a qualcuno, nonostante eh, le eh, modalità per eh, dar seguito ad azioni di sorveglianza, di tutela e di sicurezza che eh, spettano. Al Sindaco, per quanto riguarda almeno la sicurezza urbana, e che si sono rese sempre più attuali anche a, a seguito degli gravi, gravissimi eh, eventi che hanno visto coinvolti ancora i nostri giovani in episodi di una violenza inaudita, per, per giunta eh, registrata in un video con una partecipazione quindi passiva e di, eh, e di, e di, e di accoglimento dell'atto eh, particolarmente violento di cui è stata vittima un, alt, un, un giovane della nostra eh, città. Spero che finalmente con l'aiuto di questi sistemi potremmo arrivare a eh, contingentare queste forme di... Eh, di disinteresse e di dispregio non soltanto dei, del nostro patrimonio, dei beni pubblici, ma anche eh, poter arrivare a individuare chi siano gli autori di atti anche più eh, violenti. Ritengo peraltro, e fatemelo dire in occasione di questo atto che sta per varare eh, questa possibilità di avvalerci di una strumentazione che ci, eh, che ci aiuti, che, eh, questa è una strumentazione che ci aiuterà in maniera eh, sicuramente parziale, le telecamere eh, sono eh, poco più di una ventina e certo non copriremo e non potremmo pretendere neanche con il doppio delle telecamere di poter eh, diciamo eh, reprimere in questo modo e di eh, raccogliere tutti gli atti e, e comportamenti dis disdicevoli. Quindi veramente chiedo e eh, faccio appello e approfitto di questa occasione per eh, sensibilizzare chi può, soprattutto parlo dei genitori, degli adulti che possono essere al corrente, a conoscenza di chi sono gli autori di questi atti disdicevoli anche le semplici scritte offensive sui muri, che è un buon segnale più che la videosorveglianza, per cercare di educare la nostra gioventù, che è il nostro patrimonio, che dobbiamo tenere e curare ed educare. Un buon segnale potrebbe essere quello, veramente aiutando anche il giovane e i giovani autori di eh, denunciarli pubblicamente. Io penso che un atto così non potrà che essere tenuto in giusta considerazione da chi è offeso dagli atti svolti in questi giorni e eh, potrà quindi attenuare sicuramente le responsabilità che eh, gravano ah, sul, sul giovane e potrà essere di esempio, di un esempio civico e alto. Eh, a, nei confronti di tutti gli altri giovani e nei confronti dei genitori che spesso sanno, degli adulti genitori che spesso sanno e che pensano che il perdono, il, colpo, il colpetto, la pacca sulla spalla, il eh, passiamoci sopra, vediamo come rimediare in altro modo, eh, non aiutano certo a capire, eh, a aiutare a capire questi questi giovani. Ho chiesto a proposito un incontro col prefetto, sarò lì eh, dopodomani e questo è, è un aiuto che chiederò oltre la videosorveglianza per cercare di eh, porre un freno a questi atti che cominciano ad essere veramente seri e preoccupanti. Scusate questa discrezione. Il regolamento è semplicemente un atto, sono pochi articoli. Un atto dovuto per, eh, come dicevamo in commissione, contemperare le due opposte esigenze. Da una parte, quella di garantire con l'impiantistica della videosorveglianza eh, la sicurezza urbana in, tutte le, attività in cui ciò è consentito, per tutte le attività per cui ciò è consentito eh, ad un comune e eh, dall'altra parte garantire la riservatezza, la libertà delle persone. Quindi sono delle norme, delle regole che indicano le modalità del trattamento dei dati che vengono catturati con gli eh, impianti di videosorveglianza, eh, eh, con la nomina del responsabile, dei delegati, di chi può accedere alla privacy. Eh, eh, sono delle norme eh, semplici che abbiamo già discusso in eh, commissione, sono immersi alcuni aspetti che poi abbiamo eh, chiarito e eh, corretto nella portata e che ci permettono di andare incontro all'esigenza invece di eh, garantire in maniera, nella nostra città abbastanza urgente, di eh, un'attività di prevenzione e di eh, contrasto di fenomeni di criminalità diffusa di eh, vandalismo, di dispregio di quello che è il patrimonio ma anche la sicurezza, l'integrità fisica eh, del, eh, dei propri concittadini simi, o simili. Eh, questo è tanto, eh, mi rimetto alla votazione dell'Assemblea. Grazie Sindaco. Prego Consigliere fraternale. Apro la fase di dibattito. Sì, grazie Presidente. Eh, naturalmente per, mettere, per posizionare queste 20 telecamere è necessario essere provvisti di un regolamento, un regolamento che abbiamo visto in Commissione, che abbiamo anche sollevato delle, delle osservazioni, anche perché c'è un'elencazione di, di leggi che non abbiamo, riferimenti di leggi che naturalmente andrebbero magari con il tempo viste e, e studiate benino. E, ciò che sta accadendo in città in questi ultimi tempi è, è veramente, stiamo arrivando a un'escalation di azioni che stanno presentando la violenza eh, non credo che eh, con le telecamere si risolva questo problema anche perché prevalentemente eh, sono indirizzate anche per evitare accumuli di, di mh, detriti e rifiuti vari che vengono depositati un po' eh, ai margini e all'interno della città. Tuttavia non, non sono sicuramente la soluzione, non saranno la soluzione, però sicuramente sono un deterrente, cioè quando uno sa di essere eh, comunque sia eh, in certe zone controllato eh, evita di esternare certe, certe azioni. E abbiamo anche eh, diciamo, ragionato sul fatto dei cartelli che devono essere posizionati dove viene indicata che la zona è video sorvegliata e che chiaramente se uno ha intenzione di commettere delle azioni si sposta leggermente da una parte o dall'altra, quindi si pensava forse a un certo punto che si potessero posizionare dei cartelli agli accessi della città dove si segnalava solamente la sorveglianza della città senza indicare magari i punti, però così pare che... Non sia, eh, non sia possibile. E, per quanto riguarda le azioni di violenza che si stanno manifestando in questo da parecchio tempo, ma recentemente si stanno accentuando, eh, volevo proprio capire se, se sono previste, ma già il sindaco diceva che è un appuntamento. Con il prefetto per vedere di magari fare delle azioni concordate con tutte le forze eh, di, di polizia e di vigilanza esistenti in città e comunque nel territorio proprio per evitare o per eh, presidiare anche con un controllo più costante il territorio e secondo me fondamentale potrebbe essere anche una. Uno dei progetti proprio educativi da rivolgere prevalentemente alle scuole e perché no anche alle famiglie, perché poi la famiglia è il punto fondamentale eh, di collegamento tra famiglia, scuola e associazioni varie voglio dire, per cercare di redimere o comunque di circoscrivere questi fenomeni che ci stanno, che stanno coinvolgendo e che veramente non, non, non fanno vivere eh, tranquilli, soprattutto i genitori dei ragazzi che magari escono con tranquillità e rientrano a casa con qualche, eh, qualche danno anche fisico. Eh, volevo eh, dire questo regolamento l'abbiamo visto e eh, così come si parlava anche in commissione c'è l'urgenza di licenziarlo affinché si possano posizionare questi, queste telecamere eh, però abbiamo se non ricordo male detto anche con i colleghi che magari lo rivedremo con più tranquillità poi magari per vedere se ci sono anche degli accorgimenti da poter apportare. Grazie Grazie consigliera Fraternale ci sono altri interventi per dibattito? Prego Consigliere Stivaletta. Sì, grazie Presidente. Ma sembra dalle dichiarazioni, ovviamente finalmente il sindaco probabilmente ha preso coscienza di una serie di problematiche, perché quando circa un anno fa abbiamo esposto il fatto che c'era un'escalation di furti e di altre problematiche eh, anche collegate con la droga è stato risposto in questo Consiglio che il problema fondamentalmente non c'era. È stata mandata una nota o una risposta scritta o un documento scritto un documento scritto in cui è stato sostanzialmente negato che sussistessero determinate problematiche. Ecco, questo o un documento scritto. Un documento scritto. E quindi a parte questo finalmente ha preso coscienza della, della situazione. Eh, ancorché con un po' di ritardo. Eh, ci sono tutta una serie di, di questioni eh, importanti, io spero che ne sia consapevole e sappia che si sta arrivando quasi a lotta tra bande, i ragazzini hanno paura di uscire perché da, eh, o i, i giovani vanno in altri comuni o da altri comuni vengono nel nostro, molte volte eh, muniti di coltelli o altre armi bianche, io spero che questo lo sappia. Molti giovani hanno paura di uscire di casa, paura di uscire di casa eh, e quindi bisogna fare qualcosa. Quindi queste sono problematiche, ci sono le lotte tra bande, perché si tratta di lotte tra bande, ci sono fenomeni evidenti di bullismo, ci sono fenomeni di eh, consumo, di spaccio eh, diffusissimi, di sostanze stupefacenti e di droghe pesanti, eh, soprattutto quello che penso sia il problema. E, e, e tutto il resto potrebbe anche essere quindi collegato. Ben vengano quindi strumenti di, eh, che fungano un minimo da deterrente, non sarà sicuramente la risoluzione, però è un, un piccolo passo verso una direzione che è volta a restituire un po' di sicurezza, un po' di tranquillità ed eventualmente di valutare. Dobbiamo cercare di capire come fare per, eh, se possibile, evitare che sia eccessivamente palese l'indicazione di dove eh, la telecamera o lo strumento, eh, capire quali sono le distanze a cui si può posizionare il, il cartello che avvisi, eh, perché sono aspetti che possono sembrare eh, di secondo piano, ma non sono di secondo piano perché evidentemente se eh, è palese che sto indicando a mezzo metro dalla telecamera la deterrenza. Eh, viene meno eh, perché semplicemente posso oscurare una, una, una telecamera non, quindi eh, cosa che si fa che fanno spesso eh, che, come risulta però noi, quello è un, un, un problema che ci porremo successivamente eh, oggi eh, siamo chiamati ad approvare questo, questo regolamento, ripeto io lo vedo eh, è un, un, un fatto positivo il, il piazzamento delle, delle telecamere. Eh, non ho ben chiaro, come avevo dichiarato anche in Commissione, qual è il, il ruolo del, del sindaco all'interno del, del regolamento, perché in alcuni punti viene indicato il sindaco come il soggetto che è l'unico, insieme alla Polizia Locale, che può accedere alla centrale operativa della polizia locale però da altre parti mi si dice che non può prendere visione della documentazione e non. quindi eh, capire qual è il ruolo del sindaco anche perché se il sindaco è il responsabile della privacy di fatto che può anche delegare eh, la privacy non, può, può delegare l'accesso ai documenti come il responsabile, la figura del responsabile che è il comandante della polizia locale o altro soggetto eh, però eh, spe, nello specifico il responsabile della privacy è il sindaco eh, capire come può fare da responsabile della privacy se non può prendere visione della documentazione del, delle riprese perché sembra in alcuni tratti come è emerso dall'analisi del documento che può accedere al, alla centrale operativa lei o soggetti a lei delegati e però non può prendere visione della documentazione eh, eh, è, un, eh, è una, un aspetto evidentemente da chiarire che è stato esposto in, in commissione a livello di, di dubbio proprio interpretativo eh, allora ricordo che avevo fatto questa eccezione adesso devo, dovrei andare a rileggermi eh, il documento però le assicuro che eh, c'è come? Mm? allora Allora, l'articolo 7, l'accesso alla centrale operativa è consentito solamente... Comunque mi ricordo che c'erano delle, delle discrepanze, delle, delle, dei, delle problematiche che poi evidentemente nonostante siano state esposte in Commissione non sono state risolte, comunque non, vedo, non, non ho ricevuto risposta sui punti, sulle, sulle questioni che avevo sollevato. Però ricordo che alcuni, alcuni passaggi che sembravano discordanti c'erano. Eh, quindi io ho espresso... Il, questo, queste titubanze in sede di commissione le riesprimo, le riesprimo anche oggi in, in Consiglio Comunale in modo assolutamente eh, identico. Non, eh, poi ripeto: dovrei andare a cercarmi nello specifico il, il passaggio che adesso non, eh, non mi sembra il caso di perdere tempo, anche perché ho un tempo limitato per l'intervento, eh, quindi non so se. Il Presidente vuole sospendere, oppure eh, se, anche se due minuti andiamo a vedere, oppure se approviamo così ed eventualmente nel caso in cui dovessimo riscontrare delle, delle incongruenze. Andiamo a, 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 a portare delle modifiche successivamente se dovessimo riscontrare qualche problema. Ecco, sto, dicendo, sto dicendo solo questo. Eh, non sì, so. no, infatti, adatta, eventualmente lo proviamo via sperimentale e poi se ci dovesse essere discrepanze eh. andiamo a modificare. Infatti, ricordi eh, il Presidente ricorda che avevo espresso eh, delle pitocanze no, perché siamo andati a leggercelo. So. Adesso non mi ricordo esattamente il passaggio. Sto riportando qua le stesse, le stesse mh, dubbi che avevamo che avevamo tutti, che avevamo tutti eh, e che quindi, ripeto: Sì, sì, no, c'erano era, delle, delle, delle problematiche che non erano. Aspetti chiari, ripeto, lo strumento, dobbiamo dotarci dello strumento, quindi dobbiamo valutare se eh, andare a verificare adesso e portare degli emendamenti adesso oppure approvarlo e in sede di applicazione se dovessimo accorgerci che ci sono delle problematiche e se, sapere che eh, andiamo a emendare successivamente, ecco non, non è un, una contestazione, è semplicemente un rendersi sì. conto che... Alcune, alcune problematiche c'erano e che probabilmente, probabilmente vanno risolte bisogna capire le tempistiche sono semplicemente questo comunque ben venga lo strumento è, è sicuramente necessario per tutta una serie di motivazioni tra cui i fenomeni che stanno verificando in città i fenomeni del, del, del continuo eh, del, del discari, del, delle discariche abusive e eh, tutta una serie di problematiche che eh, poi si ripercuotono negativamente su tutti i cittadini Grazie consigliere Stivaretta. Ci sono altri interventi? Do la parola al consigliere Soddu, un attimo il consigliere Sodu e poi il consigliere Cossu. Prego consigliere Soddu. Eh, grazie Presidente, Ma intanto sono stati molto chiari la collega fraternale e il collega Stivaretta. Anticipo il voto favorevole a questo, a questo argomento che abbiamo visto anche in commissione alla presenza del comandante della Polizia Locale. Ma voglio dire, voglio sottolineare però il. Ecco gli aspetti, tutti gli episodi inquietanti che si sono verificati di recente nella nostra città e sono perfettamente d'accordo con la collega fraternale quando parla di, di, di indire dei momenti di, ed educativi. Io credo che la prevenzione sia la, la risposta più efficace per la risoluzione di questi fenomeni. Sì, le telecamere che saranno posizionate possono, fare anche, possono anche svolgere un'azione di prevenzione, di punizione quando si si individuano i colpevoli però è cosa fondamentale l'azione di prevenzione credo che questo oh, deve partire addirittura dalla scuola elementare addirittura nell'ultimo anno di materna per per spiegare il rispetto dell'ambiente, il rispetto delle persone il rispetto delle cose eh, argomento che non è il momento di affrontare qui però io volevo cogliere l'occasione per per eh, invitare magari il Presidente della Quarta Commissione, che è argomento dove possiamo vedere come consiglieri appartenenti a questa Commissione, Commissione che si sta riunendo pochissimo, magari invito, lo sto dicendo assolutamente senza polemica, lo eh, invito a magari affrontare in seguito eh, l'argomento di cui stiamo parlando, perché credo che sia importante anche in futuro proporre. Come amministrazione dei progetti di, di, educativi rivolti appunto ai, ai bambini e ai ragazzi delle scuole cittadine. Il mio voto è favorevole, comunque. Grazie. Grazie, consigliere Soddu. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Cosso. Giusto. Grazie, nuovamente presidente. Allora, scinderei il mio intervento in due tronconi obbligatoriamente perché oggi andremo ad approvare un regolamento che disciplina la videosorveglianza che non è altro in, in estrema sintesi e non me ne vogliano le, eh, le persone che ci hanno lavorato un recepimento di normative europee e nazionali eh, dove eh, sostanzialmente si eh, norma sulla tutela della privacy e sul trattamento dei dati personali quindi nulla di, eh, mh, di tecnico più di tanto eh, Premetto anche che eh, questo regolamento è stato affrontato in fase di esitazione nella prima commissione ed è stato votato all'unanimità da tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione. Ed è stato presente anche il maggiore Usai il, eh, del comando di polizia municipale, che ha fugato tutti i dubbi, anche quello appena emerso dal, eh, dal collega. Eh, stivaletta sull'accesso eh, nell'aria. Eh, il sindaco aveva eh, la facoltà in quanto titolare di visionare, però se necessita ulteriori approfondimenti che ben vengano. Io sono però per eh, l'approvazione dell'atto e poi rivedere nelle commissioni di pertinenza eventuali eh, proposte migliorative, anche perché è un atto molto molto, molto semplice. Eh, ripeto, la presenza del Maggiore Usai ha fugato alcuni dubbi eh, e ha portato poi un ragionamento di una commissione molto lunga che è durata diverse ore tra l'altro, ha portato poi il ragionamento ovviamente in lidi più ampi facendo seguito anche ai fatti eh, eh, di, diciamo, di cronaca che si sono eh, susseguiti in questi giorni. Eh, allora sì che eh, la videosorveglianza potrebbe, perché nelle finalità della videosorveglianza sono, che sono molteplici c'è anche la tutela, l'incolumità dei cittadini, la tutela del patrimonio. Allora abbiamo assistito alla, a una nuova, forse all'ennesima, perché non è alla prima. Eh, è solamente cambiato un modo di comunicazione. C'è un social che più velocemente eh, fa, eh, eh, crea, eh, il veicola le immagini. Ma la piazza Berlinguer, oggetto di un vandalismo recente, era, era possiamo definire l'ennesimo vandalismo. Allora ecco che eh, lì due telecamere sono ubicate, e non hanno mai funzionato. Allora la. Ehm, il, il valore deterrente della videosorveglianza c'è, ovviamente c'è, però c'è da fare poi tutto il lavoro a monte perché, sì, è vero che io devo tutelare i soldi, perché quelli signori cari sono soldi pubblici, sono investimenti di denari pubblici per migliorare, riqualificare delle zone urbane, comprare dell'area urbana e non si può lasciare tutto questo in balia dei vandali. E questo è l'aspetto della videosorveglianza, del deterrente, della tutela del patrimonio. Poi c'è da fare un altro tipo di lavoro sul perché, e valutare, poi ci vogliono i dati alla mano, poi ci sono gli istituti che hanno questi dati: se è vero o no che la criminalità è in aumento, se è vero o no che il bullismo. E facciamo attenzione perché bullismo sta diventando una parola metabolizzata con una certa dolcezza. Alcuni fatti avvenuti anche di recente nella città non li possiamo definire atti di bullismo, ma atti di pura violenza è diverso. Quella è violenza alla persona, non è bullismo, sono, sono delle cose differenti. Ecco che dobbiamo, forse, iniziare un percorso allargato perché il sindaco apre la presentazione di questo atto e spazia, eh, parlando di fatti accaduti in città e parlando anche di interlocuzioni. Prossime, con degli organi competenti. Allora io chiedo ufficialmente in quest'Aula che, che queste interlocuzioni, se in prima battuta è giusto istituzionalmente che vengano svolte dal primo cittadino, ma che poi si possa organizzare un momento di incontro con il, tutto il gruppo consiglieri di maggioranza e opposizione, perché su questi argomenti non si può fare contrapposizione partitica, politica o prese di posizione fine a se stesse. Qui si parla di minori, si parla dei nostri figli, dei nostri nipoti, si parla della nostra città, del nostro patrimonio, si parla di violenza, di devianze e qua dobbiamo essere noi che rappresentiamo la città uniti in un'unica bandiera, ecco ci dobbiamo togliere la maglia dei nostri partiti e indossare la maglia dei rappresentanti della città e deve essere tutta uguale, dobbiamo andare tutti insieme in quella direzione, senza creare scontri e fratture interne che secondo. Me, ci, ci sono tantissimi argomenti, ci sono tantissimi argomenti nello scenario politico che possono essere usati per, eh, per la, eh, lo scontro, le diversità, il gioco delle parti politiche. Su questi argomenti io credo che non si debba fare questo, eh, si debba. Eh, Ragionare in maniera più matura e magari chiedere maggior, maggior spazio, chiedere maggiori eh, momenti di incontro per uscire con una linea da consiglieri comunali, da amministrazione tutta condivisa. Sull'aumento della violenza, eh, ripeto, io sono ignorante in tal senso perché non ho dei dati, io sono un figlio degli anni 90, intesi come adolescenza. Eh, non voglio giustificare assolutamente e condanno fortemente qualsiasi gesto di violenza fisica, verbale, sessismo, bullismo, ci mancherebbe. Vengo da un, una gioventù degli anni 90 in cui eh, Carbonia era a, a, sotto diciamo, il riflettore della cronaca quotidianamente, il crocevia della droga. Del Sulcis, della Sardegna, aveva collusioni, abbiamo ospitato dei personaggi veramente malavitosi, c'era cioè un clima veramente di terrore. Abbiamo degli omicidi ancora irrisolti. Ecco, io che vengo da quegli anni e non sono uno che gira la faccia e non sono nemmeno uno che eh, non osserva la sua città, ma, ma invece tutt'altro la amo e la guardo. Al di là di, 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 alcune, di alcuni casi di, da condannare non vedo questo allarmismo. Allora finché non abbiamo i dati concreti io esorto a non creare allarmismi. Ecco questo perché è facile, abbiamo assistito, assistito. Da poco, la settimana scorsa, delle mamme che mi mostravano in un sabato mattina alcune foto del mercato civico eh, sporco dal post-mercatino, ecco in attesa della pulizia della eh, società De Vizia, uno scenario apocalittico e lo stavano paragonando a quanto successo in piazza Berlinguer. Ma sono, siamo stati fermati da diverse mamme e, e, ti una, e allora voi avete la responsabilità, detto, non si possono paragonare, ecco quello è un generare, un allarmismo da social e non si può paragonare l'essere il, eh, il anche un attimino eh, sanzionabili, punibili, un, un gesto di inciviltà di un mercatino con un gesto di inciviltà di giovani che... Eh, Alterati dall'alcol o, da, o da altre sostanze di, eh, hanno divelto, hanno distrutto, hanno vandalizzato una piazza. Sono aspetti diversi. E dobbiamo stare attenti a non eh, creare inutili allarmismi. Se poi ci sarà la necessità di allarmarsi seriamente, allora dovremo rimediare, rimediare dal, dalle, dalle radici, però, perché dietro un ragazzino vandalo ci sono tante altre problematiche c'è anche una famiglia assente, sono tante le situazioni, quindi non, eh, non mi piace puntare il dito, non mi... sono stato giovane anch'io, qualche leggerezza l'abbiamo commessa tutti, siamo figli, eh, abbiamo... siamo figli anche di un lassismo, siamo figli di un non rispetto, tramandato per la nostra città e non giriamo la faccia, perché le panchine di velte sono una costante di carbonio, da che io ero adolescente le ho sempre viste, scempi come quelli no, si è degenerato. Si è degenerato, lo ammettiamo, però stiamo attenti a non usare questi argomenti per farci la nostra visibilità. Ecco tutto qui. Grazie, scusi se mi sono dilungato, Presidente. Grazie, Consigliere Cossu. Prego, Consigliera Garan. Allora, eh, stiamo trattando comunque degli argomenti estremamente delicati e credo che sia assolutamente molto difficile. Eh, fare un discorso che possa essere così organico e esauriente, perché è evidente che un regolamento di questo tipo non può che adesso, al di là eh, delle problematiche che ehm, ci potrebbero essere legate al, al tecnicismo, ehm, però, non può che essere eh, approvato perché costituirà ehm, sicuramente un deterrente, almeno insomma eh, voglio sperarlo. Eh, il resto eh, sicuramente ci porta a fare delle considerazioni che secondo me non possono mai essere, credo che nessuno di noi, almeno chi è seduto qui in, questo, in questi banchi, possa strumentalizzare situazioni di questo tipo, perché capiamo bene, siamo tutte persone adulte, che eh, la strumentalizzazione politica eh, deve essere bandita quando si parla di disagio, quando si parla di disagio sociale, che sicuramente esiste, esiste a Carbonia come esiste credo in tutte le città, esiste nella popolazione più giovane, ma ahimè ehm, mi pare di capire esista soprattutto anche nella popolazione insomma, più, più adulta, eh, che dovrebbe insomma ehm, conoscere. Ehm, eh, principi diversi che spesso invece non si hanno e quindi non si riesce neppure eh, a trasmettere. Eh, quindi è importante vigilare, è importante vigilare anche in questo modo, è evidente, lo devono fare le autorità competenti, lo devono fare eh, le istituzioni, lo devono fare chiaramente gli organi di sicurezza, insomma le autorità preposte a questo, lo deve fare ogni singolo cittadino, ce ne dobbiamo fare carico anche noi, non c'è dubbio. Eh, noi non possiamo trasmettere secondo me ideologie, dobbiamo trasmettere sicuramente sani principi, questa è la cosa più importante, spesso invece ognuno di noi trasmette delle ideologie che poi diventano fonte ovviamente di. Ehm, di confronto, di dibattito spesso acceso, che insomma, eh, va al di là di quello che dovrebbe essere l'oggetto della questione. Io non so se i dati eh, statistici non li ho, eh, ci possano portare a pensare che a Carbonia eh, ci sia, insomma, eh, sia in qualche modo eh, sempre più grave questo tipo di malessere. È evidente che c'è un disagio che è innanzitutto economico e che questo disagio economico si ripercuote e si riflette anche su un disagio che può essere psicologico, quindi innanzitutto degli adulti e quindi probabilmente anche delle nuove generazioni. Eh, non possiamo veramente che farci carico oh, dei migliori messaggi. Io oh, insomma, sento di dire questo, eh, prevenire è la cosa migliore. Eh, però è evidente che di fronte a danneggiamenti, atti vandalici, eh, atti di eh, vero e proprio bullismo, eh, atti di violenza perché effettivamente quando si vede quella che è la libertà altrui e la si viola non si può che parlare di eh, violenza e noi tutti dobbiamo essere assolutamente vigili e dobbiamo anche eh, così applicare quella forma di eh, sanzione che non è più solo eh, la deterrenza ma è evidente, eh, deve essere eh, afflittiva. Eh, quindi, eh, benvenga questo mh, regolamento, benvengano queste telecamere, eh, perché si capisca che nessuno di noi deve essere gendarme, ma la finalità è quella di tutelare eh, ognuno eh, di noi. Poi, per quanto riguarda tutto il resto, eh, apprenderemo quella che è eh, saranno le risultanze di questo colloquio che lei il sindaco avrà con il eh, prefetto e con le autorità competenti per capire se effettivamente c'è un incremento di eh, fenomeni di criminalità e quali possono essere, quale può essere chiaramente anche la stessa eh, portata. Ehm... Oltre non mi pare neppure di soffermarmi perché non ho un dato specifico sul quale poter ragionare, se non insomma, ciò che vedo che effettivamente non mi porta a ritenere che la società di oggi sia una società insomma, serena. Grazie consigliera Garau. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri. Prego Sindaco per la replica. Grazie. Sì, concordo, la nostra non è una società serena è... ed è evidente e lo tocchiamo con mano tutti i giorni. Su un'altra affermazione non sarei così d'accordo. Su quello che la strumentalizzazione non c'è strumentalizzazione politica del problema della criminalità. Ah, no, 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 sto parlando in generale, non mi sto riferendo a lei, io sicuramente come si dice. Il bello è negli occhi di chi guarda. Sicuramente da parte sua non c'è. Io forse qualcosa la trovo anche nell'intervento che l'ha preceduta perché c'è, o mi sono spiegata male io, e allora questa è l'occasione per eh, rispiegarmi. Ma la sindaca che in questo consiglio era stata sollecitata a intervenire eh, presso le autorità a reagire per dei fenomeni che si erano affacciati di eh, preoccupanti di, a breve distanza di tempo, di furti, di ritrovamento di siringhe e eh, così via dicendo, avevo semplicemente riportato qua in Consiglio eh, i risultati di un colloquio con le forze dell'ordine. Allora forse io eh, 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 chiedo venia, non mi fa, sono spiegata bene io, facciamo così. Io riportavo quello che mi è stato detto, ossia, che una cosa, una cosa è disconoscere che non esistono furti e che non c'è da preoccuparsi per episodi di criminalità. Un'altra cosa è parlare di indice di criminalità. Quello che mi è stato riferito e che ho voluto portare per assicurare ed evitare fenomeni di allarmismo, è che nella città di Carbonia, dati i tempi, di cui stavamo parlando, che sono sicuramente gravi e pesanti per tutti e anche per Carbonia, ma dati i tempi, data la città di Carbonia, la sua entità, la, sua, ehm, la, la gravità dei problemi che affronta, il numero di persone che ci vive, vivono, gli episodi di criminalità che si stavano verificando erano eh, statisticamente nell'arco annuale non... Lo ripeto, ma con queste premesse, spero che non si stacchi la premessa da questo che sto dicendo, non erano preoccupanti. La dico all'inverso, per una città come Carbonia, così grande, così difficilmente, così, con un territorio così grande, con i problemi che affronta di disoccupazione, eh, capoluogo dell'area ex prima in classifica, provincia più eh, con la crisi economica più profonda. Ecco, rispetto a tutti questi problemi la città di Carbonia non risponde con un indice di criminalità alto quanto dovrebbero essere diciamo, gli input negativi che potrebbe, a cui potrebbe essere sottoposta. Io non so se mi sono spiegata bene. Che dire questo non significa dire che la sindaca non si accorge, come mi sono sentita dire anche stasera, o che nega che ci siano dei fenomeni preoccupanti e che ci allarmano, perché abbiamo in questa città, e io per prima, eh, giovani, figli giovani che ci vivono e che escono la sera. È che eh, possono essere i protagonisti di quei tristi episodi, potrebbero essere protagonisti eh, di quei tristi episodi di cui abbiamo visto. Non significa dire questo, significa dire un'altra cosa. Significa dire: guardate, che la questione della criminalità carbonia, stando alle campane social che scrivevano e si preoccupavano e che lanciavano cose, segna, messaggi disastrosi e allarmanti, non era, non è così. Basta spostarsi in qualunque altra città qua, a noi più vicina, per capire che statisticamente e proporzionalmente la nostra situazione non è ai livelli con cui veniva denunciata in questi. In queste piazze, soprattutto in queste piazze virtuali, dove eh, si scrive con molta facilità eh, rindondando e, e enfatizzando eh, temi e strumentalizzandoli. Mi dispiace ma strumentalizzando. Detto questo, eh, niente, eh, sì, eh, volevo dire che la preoccupazione del sindaco c'è e c'è sempre stata è che vengo ad esempio, veniva allora e già da allora in cui se, se ne discusso, da altri incontri col prefetto, da altri incontri dove si erano poste le basi per mandare avanti delle linee operative che non per nostra volontà non sono stati poi portati avanti. Si parlava di un osservatorio eh, sulle politiche, sulla, sulla, sulla gioventù, sulle politiche giovanili, sui minori che doveva nascere, abbiamo dato la nostra piena disponibilità, ero con l'assessore La Barbera in quell'incontro ed era a settembre del 2018. Eh, abbiamo portato avanti, ma proprio perché sentivamo la impellenza e la gravità del tema, una serie di incontri, di dibattiti e convegni sul bullismo, sul cyberbullismo e li portiamo avanti ancora. La, la, abbiamo istituito i comitati digitali scolastici che sono delle sentinelle, delle guardie, diciamo così, per eh, recepire quelli che possono essere segnali d'allarme nei social. Stiamo facendo queste cose non perché pensiamo che questo sia il paese di Alice eh, nel paese delle meraviglie, perché abbiamo recepito che ci sono, dei feno che carbone, come il resto del mondo, vive dei tempi difficili in cui soprattutto la nostra gioventù va osservata, va eh, monitorata e va guidata e curata. Questo è quello che ci tenevo a dire. Poi per quanto riguarda gli aspetti tecnici, io sinceramente l'ho riletto, non ho ritrovato quelle perplessità se non la classica distinzione che deriva dal vecchio codice della privacy tra titolare e responsabile del trattamento dati, che mi sembra non debba spiegare in questa sede perché è abbastanza, diciamo, abbastanza chiaro. Magari se poi lo vedremo di seguito qualche incongruenza potremmo sicuramente portare. L'articolo 9? Allora, l'accesso ai sistemi? I sistemi. Sì. Ah. L'accesso ai eh, sistemi è l'accesso al dato. È esclusivamente consentito ai responsabili e agli incaricati con le modalità stabilite. Sì. Ai sistemi, perché ai sistemi accedi poi al dato. Ma ho capito? E io non io, No, scusa, io non penso. Scusate. Che... scusate. No, scusate. Sì, no, sì. Mio, ho capito il suo dubbio, però io eh, penso. Non le intendo neanche come dice, cioè, non che è escluso il titolare, ma per dire che poi. Se ne... è consentito esclusivamente, Ma non lo so. L'accesso ai sistemi è, è consentito esclusivamente a chi opera nella centrale operativa, a chi al ah, responsabile e ai suoi incaricati sì, comunque questo ho capito comunque eh. questo okay. sarà adesso gli ulteriori eh. atti conseguenti sono la nomina degli incaricati e la delega del titolare del trattamento al responsabile quindi lì sarà chiarito ok, okay. No, <ride> ho capito okay. grazie sindaco ci sono interventi per dichiarazione di voto Prego Consigliere Stivaletti. Non ripeto. Era questo l'aspetto e non era chiarito dalle, dalle definizioni, quindi è sorto il dubbio perché evidentemente i sistemi sono nella centrale operativa. E quindi io posso entrare nella centrale operativa ma non posso avere accesso ai sistemi. Eh, eh, solo era quindi una questione di carattere tecnico che a volte non, non impedisca poi il, il reale e il materiale funzionamento di, di uno strumento, ecco, solo, solo questo per capire un po' mh, che si capirà poi nel, nel, nell'applicazione di questo, ma chi l'ha studiato e valutato probabilmente eh, saprà rispondere, era emerso questo dubbio, ma non, eh, ovviamente adesso si può provare questo sistema, questo, questo strumento e poi capire se ci sono delle, delle incongruenze, solo, solo questo. Poi, Dall'altro punto di vista eh, io ritengo che non ci sia nessuna strumentalizzazione, non, eh, anche il capogruppo ha quasi messo le mani avanti sul discorso dell'unità, l'unità di intenti c'è, si sta manifestando, eh, non, non ritengo che esporre... Le poste problematiche, o comunque condividere quelle che secondo noi in questa sede sono le problematiche, sia strumentalizzare alcunché. Semplicemente io all'inizio del, del mio intervento ho detto che eh, la risposta, poi è stato chiarito anche dal sindaco. La risposta del sindaco in passato era una risposta che eh, su un'interrogazione un urgente presentata al Consiglio Comune il 26 ottobre, in cui non si, dice, non si chiedeva niente di che. Si richiedeva di eh, riferire eh, come intenda eh, attivarsi urgentemente per reagire a determinati fenomeni sempre più gravi e preoccupanti, sintomo di malessere diffuso in città. Se ritenesse utile promuovere con la massima sollecitudine un colloquio con il prefetto, volta la convocazione, se opportuno, del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. <ride> niente di più, niente di meno rispetto a quello che è stato detto oggi. E la risposta a quell'interrogazione è stata una risposta che ho trovato, avevo trovato non esaustiva. E l'avevo detto, perché quando mi vengono riportati i dati eh, offerti eh, dalla, probabilmente dalla, dalla Polizia, che hanno determinati dati, che rientriamo anche nei parametri, ma io, anche se rientro nei parametri, però valuto che pur rientrando nei parametri, in un determinato periodo si sono verificate delle situazioni con preoccupante eh, velocità rispetto al passato o al recente passato non al passato remoto perché nel passato remoto carbonia era un po' più pericolosa di quello che adesso appare il mio eh? cioè, quindi eh, parliamoci francamente parliamoci francamente non è che stiamo dicendo che eh, prima era tutto bello e oggi è tutto brutto eh? <ride> però se determinati fenomeni ci fanno preoccupare l'obiettivo di interrogazione è avere un'interlocuzione col prefetto per valutare se convocare un, il comitato dell'ordine della sicurezza solo questo poi ci sono state le interlocuzioni il sindaco stesso mi ha detto che sono state interlocuzioni un mese prima rispetto alla presentazione di interrogazione vuol dire che le problematiche quindi i dubbi che avevo che avevamo come presentatori c'erano quindi probabilmente non è stato strumentalizzato niente da nessuno se non eventualmente No, no, io non, no, non, non, non mi interessa, non, non, voglio, non, voglio, non voglio stare a rimbalzare queste, queste cose, non mi interessa, è lontano, è lontano dalle, mie, dalle mie volontà, non, non, è, non è il caso di farlo. Però, eh, a conclusione, vado a conclusione, però pensare che siccome vengano esposti i problemi e in questa sede vengano esposte le titubanze, che poi sono quelle che sono emerse anche oggi palesemente, palesemente vuol dire che da questa parte non c'è strumentalizzazione di nulla. Cioè semplicemente la condivisione di quelle che sono le problematiche che vengono viste nella città, con una serie di situazioni che si sono ripetute nel tempo. Che stanno, Concluda, eh, consigliere. Sì, vado a concludere. Che si stanno: eh, che sta, che sono pro, probabilmente preoccupanti eh, a oggi. E quindi è stato riportato semplicemente questo, nessuna strumentalizzazione. L'unità di intenti c'è, la partenza dalle, dalle scuole, come si sta facendo tra l'altro, è assolutamente necessaria. Lo strumento di cui ci dobbiamo dotare è, è, è importante, è andare a Poi non qui. Quindi è il suo voto è favorevole? È sì, il mio voto è favorevole, come ho detto prima. Non è vero che non è tecnico, è un atto molto tecnico e anche un atto politico. Grazie cioè anche consigliere, grazie consigliere Stivaletta. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Cossu. Io Ho sforato di intervento di un minuto di minutamento, ho un po' sforato, però cioè stavano a conclusione. Sì, infatti, ha concluso. Me l'ha detto però sei volte, la scorsa volta ben anzi. Lo dico sempre. Non è, non è la prima volta che lo dico. No, ma consigliere Sivaleta, non c'è nessuna polemica di nessun genere. L'ho detto due volte a lei come l'ho detto l'altra volta all'altro collega. L'ho detto anche al consigliere Casti prima, quindi non era... No, ho sbagliato io il tasto. Mi chiedo scusa perché stavo... Infatti ho iniziato a parlare senza microfono. Stavo dando la parola al consigliere Cossu. Prego. Grazie di nuovo. Allora, dichiarazione di voto molto breve. Volge al termine questo iter che vede eh, diciamo, con questo atto la realizzazione anche di un aspetto che ci è sfuggito nel, nel ragionamento ma che pone le basi per iniziare finalmente a, ad avere anche un quadro più ordinato inteso come centrale operativa in città. Nella città di Carbonia persistono diverse telecamere, non è che non abbiamo telecamere, abbiamo delle telecamere gestite dalla biblioteca, gestite in qualche scuola, in qualche edificio pubblico, non è che, non, che eravamo totalmente sprovvisti, però con questo atto parliamo di centrale operativa gestita dal Comando di Polizia Municipale, ecco che con queste altre 20 telecamere si potrà iniziare anche in base alle risorse dello stesso... Corpo di polizia municipale, che è quello comunque preposto al controllo, all'ingresso in quella famosa sala e alla, eh, e alla visione delle immagini, perché la centrale operativa è anche quella nelle grandi città oggi, è la, la, una de, di, quegli, di quei sistemi di prevenzione primari perché riesce a anticipare il crimine soprattutto nelle aree più pericolose. Ecco che si è ragionato anche col Maggiore Usai sulle risorse umane, su come strutturare questa centrale operativa. Eh, detto questo, chiudo con la dichiarazione di voto che il gruppo consigliare di maggioranza voterà all'unanimità questo atto e ribadisco che eh, a seguito delle interlocuzioni con gli organismi preposti eh, di cui il sindaco ci portò eh, diciamo risposta in questa, anche in questa sede non essendoci indicatori benché l'effetto social eh, possa eh, amplificare dei fatti, non c'era nessun indicatore che eh, poteva eh, portare in allarme rosso in allarme criminalità Carbonia ha, eh, vive come tutte le città di intorno ai 30.000 abitanti, dove ci sono eh, purtroppo non tantissimi giovani in proporzione, ma ci sono, escono, vivono come è sempre avvenuto. Possono avvenire dei fatti, delle scaramucce o dei litigi. Ci sono sempre stati, non voglio sminuire e ripeto condanno fortemente ogni forma di violenza. Sono eh, aspetti forse fisiologici, anche nella crescita dei ragazzi, arrivare allo scontro fisico, insomma, ehm, spesso anche persone di famiglie con delle educazioni, per ragazzi buoni, di indole buone, si sono trovati in delle scaramucce: eh, c'è scaramuccia, c'è atto di violenza, c'è lesione personale aggravata, premeditata. Ecco, sono diversi aspetti, non voglio entrare in questi meandri, però, un messaggio mi preme dare alla città, ai miei concittadini. Che eh, Carbonia è comunque sia per essere una città di 30.000 abitanti che vive in un territorio non facile, è una sorta di polveriera per certi aspetti, perché la crisi economica è il primo, diciamo, è l'effetto domino per le situazioni di, di anche di degrado eh, a vario titolo. Carbonia è una città sicura dove i ragazzi e le ragazze. Di 16 anni possono stare in piazza Marmilla, possono girare nel centro città fino a tardi nelle sere estive. Ne abbiamo prova tutte le estati, tutte le primavere inoltrate. Ecco, Carbonia ha bisogno di interventi: ha bisogno, come tutte le città, non bisogna mai fermarsi. Ma Carbonia è una città sicura dove i ragazzi possono uscire. Questo mi premeva a dirlo. Grazie, Presidente. Il gruppo, comunque, ribadisco il voto favorevole alla. Grazie, Consigliere Cossu. Se non ci sono altri interventi, do la parola al segretario per la votazione. Masidda Cossu Serafini Cera Pinna Marras Uchedu Piras Rosas Santoru Loi Zonza Craig Lebiu Karedu, Casti Moritu Fantinel Fraternale Piano Usai Massimo Spanu Soddu Stivaletta Gadau 18 sì La votazione ha ottenuto il seguente risultato 18 sì Il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione Do la parola al Segretario per l'immediata esecutività Massida Cossu Serafini, Cera, Pinna, Marras, Ukedu, Piras, Rosas, Santoru, Loi, Zonza, Craig, Lebiu, Careddu, Casti, Morittu, Fantinel, Fraternale, Piano, Usai Massimo, Spanu, Soddu, Stivaletta, Garau. La votazione ha ottenuto il seguente risultato. 18 sì. Il Consiglio Comunale dà immediata esecutività alla proposta. Giustifico l'assenza del consigliere Fantinel. Finita la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la riunione. Buona serata.